Ringa, buonasera, ben ritrovati in diretta. Torniamo nelle condizioni normali, quasi, anche perché abbiamo, anzi, perché abbiamo il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Questa sera ben trovato. Perché gli Alpi sono la normalità. No, nel senso che ieri sera abbiamo dovuto, sa come se la montagna non va a un metro, viceversa. Siamo dovuti andare a fare la diretta con il consiglio regionale perché erano tutti bloccati fino a tarda ora. Allora, 340-700-6567 per intervenire in diretta. Come sempre c'è anche lo streaming web sulla pagina Facebook di Tele4, la settimana del bilancio e l'aumento della TARI di cui abbiamo parlato tanto. Cominciamo da questo. Intanto subito l'opposizione vi contesta i tagli per quanto riguarda il sociale. Cosa ci dice? Allora, se spieghiamo ai cittadini, perché quello che parlano naturalmente è politica, parliamo di numeri. Il comune di Trieste nel 2011, nel 2011 o piuttosto che nel 2016 spendeva 11 milioni di denari del comune in aggiunta a quella che è la spesa per il sociale. Siamo arrivati nel 2017-18 a quasi 13-14 milioni, quello che mette il comune, perché l'asticella nel comune di Trieste è stata alzata per servizi, anche perché è una città di anziani, una città che... Allora sto dicendo, non è un problema questo. L'aumento della TARI, sappiamo benissimo, tanto per dare un dato... Non è un problema nel senso che poi si interviene... Non è un problema per il Comune di Trieste. Ho detto, in questo momento abbiamo affrontato questo, poi ci sarà l'assestamento di bilancio a luglio, per cui in quel caso dovremo mettere i 1,6 milioni per i teatri che non è stato messo, ma sono i soliti giochi del bilancio di un comune che, ripeto sempre ai cittadini, è senza, abbiamo 65 milioni di debiti, per cui in confronto a tutti gli altri comuni d'Italia non abbiamo derivati, cioè un comune virtuoso, come si suol dire, non per merito mio, ma per merito di tutti. L'hanno anche detto bilancio in ritardo, no? Ma sì, ma quello che dice, le opposizioni fanno il loro ruolo, si divertono. Se io dovessi dire alla Bassa Porro cosa penso dei suoi 10 anni da presidente della provincia, ma cosa serve parlare di ieri? Io ho bisogno di parlare di domani, perché la città sta vivendo una cosa straordinaria ed è quello che mi interessa di parlare. Allora, tornando un attimo ai cittadini sulla TARI, dovete sapere, cari cittadini, abbiamo avuto 2000 tonnellate circa di rifiuti in più. Abbiamo superato quell'infrazione europea del depuratore. Sapete che abbiamo un depuratore da 50 milioni e anche quello costa. Nel senso che, pensate, se non avessimo superato il problema del depuratore, mi sembra, occhio, che erano 11.000 euro al giorno di infrazione. Altre città d'Italia pagano l'infrazione. Sapete chi li paga? La multa, definiamo così. La multa, l'infrazione, la multa. Certo. I cittadini li pagano. Per cui sto dicendo... Cerchiamo di capire quello che stiamo facendo. Vede, poi questa è stata l'osservazione, no? Cioè, perché la TARI aumenta, signori, viene scontata dal 15 al 30% per chi ha un deoro. Spieghiamo ai cittadini. 10 euro all'anno. Sì, l'aumento. No, 10 euro all'anno. Se cominciamo a dire che 10 euro all'anno sono un problema, allora a questo punto è chiaro... Era meglio non aumentarli, poi non arrivano nelle tasche del comune, vanno direttamente nel PEF della CEGAS. Esattamente. Signori, se qualcuno si ricorda che nel 99 chi vendette il 50% della CEGAS, chi firmò un contratto al 2050, non sicuramente il sindaco Di Piazza, allora ce le portiamo dietro. Cioè lei non l'avrebbe fatto, era meglio una società... No, quella volta sono stati costretti a farli perché dovettero vendere, visto che c'erano 600 miliardi di vicherie di debiti, vendettero il 50% dell'Acegas per 300 miliardi che servì a ripianare una parte. E abbiamo il contratto al 2050. Di quel contratto, il 2050, è rimasta la data di scadenza, perché il resto è stato tutto manipolato. Però soprattutto una parte della maggioranza, diciamo la maggioranza, quindi non viene da lei, però ha proposto il taglio. Comunque, tornando ai cittadini, 10 euro all'anno, cioè se uno adesso mi contesta per 10 euro all'anno con una città, vi do solo un dato, tornando al messaggio di prima. Il Grand Hotel Excelsior, l'altro giorno c'era un convegno, ho incontrato il direttore, marzo 2018 contro marzo 2019 30% in più. 30% in più.
Questa è la città in questo momento, la città che sta tirando, che ha bisogno di servizi, che deve essere pulita. Quando arrivano i turisti, e ne vediamo a frotte, perché dovete darmi atto che è un momento straordinario, dicono però, che bella città, che ben tenuta questa città, e costa. Allora, certo costa. Vi ricordo ancora il numero, fate domande, insomma, cioè, ci distraiamo un po', ma le vediamo. Per mantenere la città, non con i cumuli di spazzatura, certo, che vediamo in giro per l'Italia. Questo non è un... Non con quel sistema, abbiamo un termovalorizzatore, sapete... Quando si fanno le cose, la piscina Bianchi, no? La piscina Bianchi bella, tutto, 1 milione all'anno, no? Bisogna metterlo questo. Tutti i servizi, sul sociale 122 milioni. È un sociale importante. Naturalmente abbiamo sempre più esigenze, naturalmente... Beh, arriverà il reddito di cittadinanza, che comunque un finanziamento... No, perché dice... No, arriverà. Quindi arriverà. È una cosa. Ma arriverà che si aggiunge. Ma Trieste è una città particolare, con una città di anziani, una città. Bene. Sindaco, però le osservazioni che vi fanno, visto che quei soldi, quell'aumento va direttamente, come diceva lei, ad Acegas, cioè un inceneritore, una struttura che come quella di Padova brucia anche rifiuti di altre città, di altre regioni. E allora si dice, per avere questa struttura nella nostra città, il paradosso è che dovrebbero abbassare i costi. In realtà, visto che bruciando rifiuti di altri genera energia, adesso, e questa è la richiesta legittima che può arrivare dalla città. No? Io vedo il mio paese, a Roma c'è la discarica più grande d'Europa. Quando vado in giro per l'Italia vedo delle montagne. Lasciati dire, quando vado in giro a Bologna, quando vado nel Lombardo-Veneto, vedo montagne di spazzatura. Sai cosa c'è sotto quelle montagne? La spazzatura. Percolato. A Trieste, tu sei giovane, non te lo ricordi, sei dottore adesso, non te lo ricordi. A Trebicciano, a Padriciano, a quelle parti, una volta si scaricavano lì la spazzatura. E c'erano delle montagne altissime di spazzatura. Ti sto rispondendo, il termovalorizzatore serve a non avere quelle situazioni. Volevate quella situazione? Volevi che si scaricava a mare come prima i liquami, o volevi il depuratore il depuratore da 50 milioni? Naturalmente il depuratore di 50 milioni anche costa mantenerlo, però bisogna avere questa mentalità se si vuole andare avanti. Mi dice chi sarà il Presidente del Consiglio? Ha trovato l'accordo in maggioranza? Mi dica che non lo sa. Ma per me, guardate... No. Si mettono d'accordo loro, però vabbè, chi sarà? Si mettono d'accordo lista loro. Lista di piazza ancora, come primo rappresentante... Ma il Presidente del Consiglio non è un problema. Marco si è stancato, Gabrielli, perché fa il medico di notte, taglia, e cuce, e a questo punto ci sarà un incontro di maggioranza che dirà Y o J... Ma a lei piacerebbe che fosse comunque rappresentante alla lista di piazza come era prima, o è indifferente? Mi è indifferente la lista di piazza, o che sia della Lega, o che sia di Fratelli d'Italia, o che sia di Forza Italia, mi è assolutamente indifferente. Ma sta creando tensioni questa scelta? Sicuramente quando fai delle scelte bisogna decidere. Naturalmente si ritroveranno in quattro, i quattro rappresentanti dei partiti, e troveranno una sintesi. Se adesso ti spiego, mi alzo la mattina presto, finisco alla sera tardi, se devo occuparmi anche di quello mi rifiuto. È chiaro, però magari ha una preferenza, figura. Ferdinando, credimi, che arrivi in questi giorni, abbiamo provato il bilancio con Igor Svab, persona preparatissima, per cui insomma non vedo il problema. Cioè potrebbe essere adatto all'opposizione? No. Anche, perché no? Ah sì? Ma per quello che mi riguarda, ripeto, anzi, un voto in meno all'opposizione. Certo, c'è una lettura politica anche su questo. Allora, Alma, ci sono novità? Perché ho recuperato 150.000 euro dal... 150.000 euro? Dalla Trieste Trasporti, intanto. Sto muovendo e abbiamo dei contatti importanti sempre con Mario Ghiacci. Naturalmente abbiamo, la situazione è questa, 600.000 euro servono lira più, lira meno, euro più, euro meno per quest'anno. Poi naturalmente l'anno dopo abbiamo 3 milioni e mezzo, di cui questi 3 milioni sono formati. 1 milione dallo sbigliettamento, 1 milione dagli sponsor, e bisogna trovare uno sponsor, quello grande, da 1 milione e mezzo. Ecco, questa è la realtà. Sono ottimista
per quest'anno, che non ci saranno grossi problemi, per i 600.000 euro, naturalmente il 1,5 milioni invece dobbiamo trovare un'azienda. Stiamo lavorando, il momento della città è interessante, cerchiamo di coinvolgere. 150.000 euro li ha messi già Trieste Sport, sì, dei 600 sì. che servono. Questa è una notizia forte. Tra l'altro non abbiamo ricordato oggi nel TG, 676 magliette vendute, quelle Siamo Trieste, ricorderete, con sì, 22.285 euro. Ti posso dire una cosa, è stata un'emozione. Domenica scorsa, sì, visto. Il pubblico che si è stretto, la squadra, poi sono andato a salutare la squadra, erano tutti emozionati. Le lacrime di Gianluca Mauro, abbiamo visto, insomma, abbiamo raccontato. Guarda, tutto. Ma sono cose importanti, certo. Questi, perché la città, adesso anche quella triestina, oggi ero allo stadio, insomma, stiamo togliendo tutte le recinzioni, è un altro stadio, sai, col vetro. All'inglese. Però ci vorranno più steward poi. È ovvio, certo. Sempre ci vuole di più. L'immagine che diamo oggi con lo Stadio Rocco, quando sarà terminato, spostate alcune cose, tolte le barriere, è uno dei più bei stadi d'Italia. Non voglio parlare come quello della Juventus o quello di Udine, però sicuramente è uno stadio all'altezza della nostra città. Senta, vero, noi li guardiamo gli SMS, non ci possiamo distrarre sempre, però è vero che torno ad Alma può esserci un interessamento eventuale, abbiamo detto ai telegiornali tramite magari Zeno D'Agostino, ai possibili investitori cinesi. Lui ci ha risposto, i cinesi, Xi Jinping è più interessato al calcio, proprio perché ha passato di calcio. Però io ho fatto una serie di telefonate importanti, fra cui anche a Zeno D'Agostino. Ah. Ho detto, la città tutta, dal sindaco a tutti, deve chiudersi attorno a questo problema che si è creato purtroppo con l'arresto di Luigi Scavone. Bene, molto chiaro. Le volevo chiedere, non so se si ricorda qui, prima ho segnato una cosa, Maddalena, si ricorda qualcosa? Sì. No, poi ci arrivo. Però qui un anno fa circa, lei ci annunciò, si ricorda il Trieste conquista il Venezuela, facciamo quel titolo, annunciò l'arrivo del coltan. Che è arrivato. Esatto, è arrivato, però è stato un problema. È arrivato, mi sembra che c'è la Procura della Repubblica che sta indagando, perché il coltan era radioattivo. Esatto. Però era. No, stoccato correttamente, non era segnalato, diciamo, il resto, almeno quello che abbiamo capito. Io dico, è arrivato, non so se è stoccato a Trieste o in altri luoghi, il coltan, tanto per spiegare ai telespettatori, e lo chiamano l'oro blu, è quello che serve per fare i microprocessori, eccetera. Esatto. No, quello che mi fa il pensiero è, ma qualcuno va in questa miniera a prendere sto coltan, no? Uh-huh. Ci saranno delle persone, allora sarà radioattivo, ma non credo che sarà radioattivo da bomba atomica, insomma. Però ripeto, siccome c'è la procura che sta indagando, e questi avevano proposto di arrivare a Trieste, di creare questa opportunità, è arrivato, hanno fatto le analisi, è radioattivo, ci penserà qualcun altro. Ma sa, cioè andrà avanti comunque questo progetto, che tra l'altro in Punto Franco, in zona di Trieste. Quando sono venuti da me, li ho girati all'autorità portuale che gestisse Trieste sarebbe il luogo a San Dorligo della Valle, ex Varzila, e lì dovevano andare. Lì non sono arrivati perché è radioattivo, adesso deciderà chi deve decidere se si può utilizzare questo materiale o meno. Stavo cercando l'ultima volta in cui è venuto qua, almeno un mese e mezzo fa, no? Quindi lei disse della Maddalena. Io aggiungo anche un'altra cosa della Maddalena. Non so. Entro sei mesi, altrimenti mi dimetto, disse, sì, no? Provocatoriamente. Partono i lavori? Certo che partono i lavori, ma ti aggiungo un'altra chicca. È venuto da me il Burlo, che desiderano avere un mille metri quadrati, perché hanno bisogno di spazi, per cui non solo parte la Maddalena col supermercato e col parcheggio a disposizione dei cittadini, ma ci saranno anche una migliaia, io naturalmente, siccome è una cosa fra privati, ho messo in contatto fracasso insieme con il Burlo, che ci sarà anche uno spazio per il Burlo in attesa di questo disastro di Catinara. 25 anni li abbiamo tirati avanti, sì, no, col commendatore che raccoglieva firme contro. Adesso erano partiti i lavori, è tutto bloccato a Catinara, per cui comunque la novità
nella novità che abbiamo risolto il disastro della Maddalena è che ci saranno un migliaio di metri quadrati messi a disposizione per fare uffici del burlo che non hanno più spazio. Ah, chiaro. E partenza però entro 6 mesi, aveva detto, no? Quindi, altrimenti do le dimissioni. Vuoi le mie dimissioni? No, era solo che... Dimmi, perché ti faccio licenziare. Cioè, ovvio, sempre. Vabbè, insomma, comunque riportante entro 5 mesi. L'abbiamo vista l'altra sera in galleria, no? Per il nuovo video. Beh, avete annunciato, no, spiegato, no, questo, no, come sto spiegando sarà ai cittadini che non è facile, perché bisogna fare il progetto, bisogna fare la validazione del progetto, bisogna fare i sondaggi, e non la finiamo più, però fortunatamente ormai siamo nella fase finale. Appena finito il progetto, validato il progetto, si va in gara e facciamo partire l'ultima schifezza, visto che ho visto insieme con la Ferriera, speriamo di aprire il cantiere di Montebello e di chiudere la Ferriera. L'area a caldo o la Ferriera? L'area a caldo. E l'altro è stato un investimento, e cosa vuoi chiuderlo prima di cominciare? E come si chiude quest'area a caldo? Con l'allargamento della piattaforma logistica, i nuovi investitori possibili? Io rido sempre quando sono qua, perché tutti mi mandano la Ferriera, devi chiudere la sindaca. Nessuno mi dice però che la Ferriera nel 2012 era chiusa e c'è qualcuna che l'ha riaperta, che gli ha fatto arrivare i 100 milioni della BEI, era presidente della regione. Allora sto dicendo, invece di dirmi, e io accetto perché l'ho detto mille volte, sì, perché lo aveva, io accetto, promesso, però sindaco, ogni tanto ricordatevi chi l'ha riaperta anche. Certo. E così no, così mi dite, sindaco, dovevi chiuderla, però dottoressa non doveva riaprirla, no? Sarebbe bello anche così. No? Devono essere chiari. Senta, Catinara diceva quella cosa lì prima, appunto, della preoccupazione per il cantiere. Ieri ci ha fatto capire molto chiaramente Riccardi come o la soluzione è trovare un accordo adesso e in 2 mesi riparte, se no è un guaio. Quello lì è un guaio. È un guaio vero, si va avanti per anni. Un guaio serio, serio, ti spiego. Sono andati avanti anni fra De Eccher, mi sembra che era secondo, c'è già stato un contenzioso. Alla fine hanno vinto questi. Alla fine, ecco qua, non è stato validato il progetto, questi l'hanno contestato, volevano più soldi. Adesso a questo punto io dico, butta via tutto, perché altrimenti andiamo avanti per 10 anni di contestazioni di tribunale. Rifate una gara o date al secondo arrivato e che partono sti lavori, anche perché abbiamo una torre completamente bloccata, per cui calcolando i tempi dobbiamo assolutamente attivarci, ma però è un problema della regione. Poi le chiedevano anche città se sporca, dovevi calare le tasse, non aumentarle, visto che se sporca. Rispondo a questo, no, se la città è sporca, come dice lei, che secondo me non è sporca, bisogna aumentare le tasse per pulirla, perché se è sporca vuol dire che bisogna pulirla, e per pulirla bisogna aumentare gli uomini che puliscono. Semplice, no, mi sembra. No, la città non si è stretta attorno alla Triestina quando siamo andati nei bassi fondi, perché oggi dovrebbe stringersi per l'Alma. Adesso la Triestina è seconda. Potremmo avere il Pordenone e la Triestina in Serie B, l'Udinese in Serie A e il San Luigi in Serie D. Per cui non male, no? Non male. Dico, no, bisogna anche crederci qualche volta. Vedete, io sono negativo quando dico, ma tanti anni fa è fallita, la pallacanestro è fallita, e chi se ne frega del 2004 ormai? Dice, guardiamo al futuro. Guardiamo il futuro. E adesso arriviamo a Porto Vecchio, però c'era un'altra cosa che volevo chiedere prima. Tramvio Piscina l'hanno chiesto ancora, abbiamo visto oggi, oggi è arrivato dal Ministero, udite, un nulla osta. La prossima settimana la Regione si trova con l'Ustif. Spieghiamo adesso ai cittadini. L'Ustif è stata chiusa al 31 dicembre del 18, ma è ancora attiva, perché nessuno ha fatto quello che doveva fare, cioè un nuovo regolamento, eccetera. Per cui ci ritroviamo ancora. Adesso mi sembra che il 6 di aprile, oggi siamo al 5. Mi sembra che il 6 sarò processato. Domani. Sarò processato. Ah, per quello che ha detto qui? Sì, per colpa tua. Certo, sempre. Sarò processato, questo vuole 25.000 euro dal sindaco. Insomma, non moriremo, vedremo se si vince, si perde. Mi ha querelato l'Ustif. 25.000 euro. E vogliono 25.000 euro. Vabbè, non posso mica diventare matto, insomma. Però volevo dire ai cittadini che ho detto che questi non ci aiutavano e questi mi hanno querelato. Sì, insomma, ho detto un po' peggiore. Come l'ho detto? No, non vorrei che poi querelano pure me. Così querelano per te. No, insomma, dice che il giorno dell'inaugurazione La Trenovia è una cosa seria. Hanno chiuso il discorso dei binari,
chiuso il discorso della linea aerea, partono i lavori quanto prima, speriamo che finiti i lavori, anche perché hanno ordinato delle rotaie che non vengono prodotte in Italia ma solo in Austria, per cui dobbiamo importare dall'Austria, insomma tutti i soliti casini per cercare di venire fuori da questo incubo nato 3 anni fa. Senta, però l'altro giorno, quando al convegno appunto si discuteva dell'interesse, l'attenzione che c'è su Porto Vecchio, eccetera, insomma, Bono ha detto una cosa molto importante, oggi confermato, sapete, amministratore delegato di Fincantieri. Sindaco, mi chiami, per la società di gestione ci sono. No, allora, un attimo, innanzitutto oggi Loser, un certo Loser, ma sembra anche una brava persona, ha scritto sul Piccolo. Leggetelo se non l'avete letto. Dobbiamo spostare l'università, l'area di ricerca, tutto nel Porto Vecchio. Ma io dico, ma nel Porto Vecchio ci devono andare cose nuove, opportunità nuove, attività imprenditoriali, attività produttive. Esatto. Questo deve andare in Porto Vecchio, ma mica che spostiamo l'università o l'area di ricerca. Adesso rispondiamo a Bono. Entro questo mese mi ritrovo col presidente della regione Massimiliano Fedriga e chiudiamo insieme comune, regione e autorità portuale la società. Dopo eventualmente vedremo se far entrare i privati o meno. Quindi non è detto. No, in questo momento sarà una società pubblica. Però chiedo a tutti quanti che siete 3 anni che vi riempite la bocca della società. Ma cosa avrebbe fatto la società in questi 3 anni? No, dimmi tu, prova a dirmi cosa. Ha attirato investimenti in tutto il mondo, dico. Prego. No? Avrebbe girato il mondo. Dottor Avarino. Serve la variante del piano regolatore. L'altro giorno mi è fatto piacere quando Zeno De Costino ha detto: senza la variante del piano regolatore del porto nuovo non avremmo potuto fare niente. E con appunto d'orgoglio io e Claudio Bonicioli, in quella volta, e la Monassi abbiamo fatto il piano regolatore del porto. E la stessa cosa serve. Allora l'altro giorno c'era qualcuno che diceva: servono gli indirizzi. E cosa ha votato 2 mesi fa il Consiglio Comunale? Non ha votato gli indirizzi della variante del piano regolatore? Sì, adesso sarà approvato la variante del piano regolatore, arrivi tu e mi dici: voglio quel magazzino perché voglio fare un albergo, e potrò metterlo all'asta per spiegarlo ai cittadini. Così funziona. Del resto, se non sapete, è meglio non parlare, compresi quelli che erano là seduti. Sì, uno che non di questi, sono, non lo, uno allora, di questi so, cosa? No, diciamo, una di queste persone ovviamente le ha detto, ma è un dibattito come sempre che ritorna, non è nuovo, che ci vuole un progetto, no, globale. Sì, no? Quello, cioè, prima si studia tutto. Spieghiamolo si fa ai cittadini. Abbiamo 6 master plan, 6. Soa De Morale, sì, Sbaradaschi, Boeri, eccetera. Ne facciamo un altro. Difatti l'altro giorno uno ha detto: serve un archistar. Sì, gli diamo un altro milione l'archistar che ci disegna il Porto Vecchio. Spieghiamolo ai cittadini. Se io avessi un'area completamente deserta, è chiaro che serve un archistar o un master plan, perché qua mettiamo l'ospedale, qua mettiamo le ferrovie, qua mettiamo le case. Invece lì abbiamo 88 magazzini che sono vincolati, li abbiamo già i magazzini. Tu ti compri un magazzino e fai un albergo, perché il piano regolatore prevederà l'albergo. Tu ti compri un magazzino e fai un centro direzionale, perché il piano regolatore prevederà un centro direzionale. Tu ti compri un magazzino e farai un qualcosa di commerciale. Uno farà un ristorante, perché il piano regolatore lo prevederà. A Barcola abbiamo previsto un ludico sportivo. Adesso le chiedo. E arriveremo anche al ludico sportivo. Allora, se non capite, chiedete che vi rispondo. La caserma di Roiano, le scrivo, rispondiamo subito, sindaco. La caserma di Roiano subito. La caserma di Roiano, quando l'avevo lasciato, con un indirizzo di 320 posti macchina. Il progetto che aveva portato avanti la giunta precedente prevedeva 70 posti macchina. Quando abbiamo messo le mani dentro, il torrente che passa in mezzo era più alto dei posti macchina. Direi che... Rimanevano 50 posti macchina. Cosa ho fatto? Abbiamo cambiato il progetto. Appena sarò pronto vado a Roiano in circoscrizione con i cittadini, glielo faccio vedere. Però vederglielo chiedo. Ti rispondo, perché dopo il disastro di piazza Vittorio Veneto,
dopo il disastro di Piazza Goldoni, dopo il disastro di Piazza Monterrey, adesso mi confronto solo con i cittadini. O i cittadini firmano o non si fa. C'erano dei cittadini oggi che mi parlavano della piazza Sant'Antonio, Sant'Antonio. No. Come le piace? E mi hanno detto, aspetta, mi hanno detto c'è un pitosforo dove fanno il nido gli uccellini e lasceremo il pitosforo e ne metteremo un altro, insomma. C'è bisogno di seguire anche le attenzioni delle piccole cose dei cittadini. Quel pitosforo rimarrà là perché i passeri fanno il nido, chiaro? Allora, questo beh, era una cosa che non mi aspettavo, lei diceva di solito, si lamentava dei comitati, di no, chi faceva... No, no, ho detto le scelte, perché gli archistar, quei famosi, a Venezia abbiamo tanti ponti, ponti. Poi è arrivato un certo Calatrava, così mi prendo un altro. Infatti, siccome lo volevo ricordare io, ma lì la querela è più aspetta, pesante. No, credo, volevo dirti che ha fatto un ponte che si muove. Strano, perché a Venezia non si muove neanche un ponte di quelli vecchi, quelli moderni. Allora sto dicendo, lasciateci lavorare. Ancora una cosa ai cittadini, prima, perché tu non giri la città, allora devo dirlo io. Certo. In Porto Vecchio è pieno di ruspe e di camion. Se lo facciamo vedere e fallo vedere ancora. Ma ancora, allora, anche dopo allora vedremo. Volevo dire, dopo fallo vedere. Sapevo che lei l'avrebbe ricordato. Fallo vedere, ti faccio avere una sponsorizzazione. Da chi? Da Frontera de Spar, no? Sì. Allora volevo dirvi, cari cittadini, andate un attimo a vedere quello che sta tutto succedendo falso, in Porto Vecchio. Perché è importante questo. Hanno buttato giù tutto, sono ruspe. Adesso andremo a variare ancora, dottor Avarino, l'ingresso per la rotonda, ma che non era una rotonda, sono 6 milioni di opere, buttiamo giù tutti quei magazzini, quelli brutti, sarà tutto, insomma, una cosa importante, praticamente fino al 26, a fine, se 300 giorni hanno, 300 giorni sono 10 mesi, insomma, a fine di 10 mesi, cioè all'inizio del 20, avremo tutta quella zona, anche in funzione di ESOF, completamente rifatta. Cioè un'immagine completamente diversa. No, sarà completamente diversa, marciapiedi, sottoservizi, tutti, insomma. No? Allora, prendi nota. Così no, è perché io mi sono segnato un sacco di cose. Che me lo chiedi fra 10 mesi. No, e beh, perché qua avrei aggiunto anche una cosa, Tripkovic, però non so se... La Tripkovic, cos'è? È quella vicino alla stazione, se lo ricorda. Ah, no, non l'ho mai vista. No, c'è ancora. Cioè, ah, nel senso, c'è ancora. È lì. Sì, ah, è lì. C'è ancora, beh, interessante. Anche quella per il 2020 avrà... Ci farò un riallaggio. Non ce lo può dire, vero? Cioè, no, farò una riflessione. No? Una riflessione. Farò una riflessione sulla piazza. Non ci può dire niente. E decideremo cosa fare, no? Non ci dice niente. Farò una riflessione. Domani vado a fare un giro. Sì, a piedi col cane, va bene? Poi le chiederò una cosa anche sui cani e gatti di questi giorni. Ma Sant'Antonio come le piace? Cioè come le piacerebbe questo progetto? Allora, abbiamo presentato, che... ci sono dei progetti. Adesso decideranno i cittadini, ci sarà un gazebo dove i cittadini... No? E che com'è, un po' come hanno fatto con Maria Teresa lì, no? I cittadini hanno votato... Le piace il dinaro? No, a me non piace. Ah, no, non le piace? Non mi piace. Però, siccome hanno deciso i cittadini, viva i cittadini. Ah, però andrà, sarà quella. La città dello sport, altra cosa che lei annunciò qui, ce lo disse come... Scusi, l'altro giorno col dottor Conte ci sono stati tutti i progettisti per tre ore. Quei progetti. Sai cosa sono tre ore? Sono 6, 12, 18, 180 minuti, no? Perché sei dottor... Per parlare di cosa? Sì, ma non in matematica. Per parlare di quello. Di Sant'Antonio o... No, del... Della città dello sport. Della città dello sport. Ecco, lei qua disse, ah, ma faremo, sarebbe bello, immaginate... che bello fare il campo dell'allenamento della Triestina, poi le chiederò del Grezza. No, questo no, legge questo, l'ha detto, che... di fatti che aveva solo demolì e basta. E certo, caro per ricostruire, prima di ricostruire bisogna demolire. Previsione di chiusura dell'area a caldo della Ferriera, ne abbiamo già parlato, però insomma, no? Sembra che la Ferriera sia l'unico problema della città. Beh, vabbè, però sindaco, non possiamo dimenticarcene. Cioè, no, ma io non, ma stai comodo che non me lo dimentico. I 14 ricorsi al TAR che abbiamo da Arvedi nei confronti della Comune la dicono lunga sul fatto se ci siamo dimenticati. Noi abbiamo 14 ricorsi. E qua disse, ma che cioè bello, ogni volta sarebbe... che facciamo qualcosa, sì, ricorso al TAR. Sarebbe bello fare lì il campo da calcio, magari da basket, eccetera. C'è un campo da tennis, ma una cosa semplice. Invece mi giunge voce che sia qualcosa di molto più grande. Tre ore con i progettisti. Esatto. E cioè cosa fa? Una cosa importante e grande, ma siccome poi mi dici, questo cittadino mi dice è solo demolito, è sì, chiaro, prima di costruire, se mi consente, un centro congressi da 2300 posti, bisognava demolire il vecchio, ma mi sembra talmente ovvio che...
deve essere uno di sinistra. Sì, ma non mi ha detto cosa fa nella Città dello Sport. Facciamo una cosa molto bella, la stanno progettando e a breve, quando saremo pronti col progetto, lo presenteremo ai cittadini per il problema. Sai, anche il Park Boveto, no? Quando l'ho realizzato... Lo allarga o no? No, vero? Certo. Sì, lo allarga? No, no. Ne fa un altro? Arriva, non so, si chiama arriva un altro. Quello del centro congressi. Abbiamo Bovedo qua, dall'altra parte il centro congressi viene qua e in mezzo c'è il famoso park. Per cui avremo due, adesso metteremo a pagamento, i cittadini si sono tanto lamentati per i camper, per cui metteremo i camper in Park Bovedo a pagamento, chi vuole rimanere la pagherà. Abbiamo dato un'area alle società veliche, sì, che così hanno ancora, e poi è tutto libero invece per gli altri. Senta, cittadini. È molto più di un campo per di allenamento per la Triestina, possiamo dire o no? Perché certo. Secondo io ho capito così. È una cosa molto importante. Con grandi investitori. Grandi, con grandi investitori, sì. Così. Però non sta dicendo niente, lo sto dicendo io. Vabbè. No, dica qualcosa. Scusi, come fa Walter? Non posso. Guarda che... Ho io una novità, ma non la posso dire stasera in merito. Non posso. Allora, senta, il Grezza della Triestina lo disse qualche settimana fa al... Grezza della Triestina sono partiti i lavori... Allora, signori, 6 milioni di euro sul Rocco, stanno togliendo le recinzioni, il Grezza sono partiti 600... Seguimi, sì. Guardami, 600 mila euro al Grezza di lavori perché ci sarà la nazionale che verrà a giocare... Abbiamo fatto un accordo con la Federazione Italiana, FIDAL, come si chiama, per la Triestina, che si allenerà al Grezza. Il camp dei bambini che doveva essere a Rocco lo faremo al Grezza. E naturalmente avremo anche i due mega, te l'ho detto che arrivano, sì, no? I due mega schermi. Al questo a Rocco però, a Rocco. I due mega schermi, sì, no? Due sì. Mega schermi. E più di così non ne posso più. No, ho capito, ma sono i tempi il ragionamento. I tempi. Grezza quando? Sì, ma volevo dirti. Dopo l'europeo. Tornando al cittadino, se mai non parti, e mai non arrivi, eh? Sì, ma mica lo deve tirare giù il Grezza per poi ricostruirlo. Cioè, no, l'osservazione è quando lo dà la Triestina. Ma lo do dopo i lavori da 600.000 euro che sono partiti in questi giorni. Ok, ieri abbiamo dato una notizia, le chiedo l'ultimissima cosa. Ti dico io un'ultimissima cosa. La prossima settimana parte la rotonda, l'ultima bruttura che ci aveva lasciato l'amico Cosolini, che ovviamente quella era veramente brutta, quella rotonda, sì. E parte la rotonda. Via Giulia, giusto? Si parte Monte Re, sua opicina, la piazzale Monte Re, che era una delle più brutte brutture che abbiamo fatto negli altri due mandati. E Porto Vecchio sta andando avanti alla grande. Bene. Ieri sera abbiamo detto con la recinzione domani parte la recinzione di Piazza Ortis. Perché la recitate? Ti metto dentro. Sì, non posso più uscire, almeno non scavalco. Di notte ti posso chiudo. Fare la diretta da lì. È la seconda cattiveria che mi dice stasera, se non la terza. Sono pronto per la terza. Perché la recintate? È perché i cittadini hanno chiesto di recintarla perché di notte... È brutto però come segnale, no? Lo so, hai perfettamente ragione, però io mi ricordo a Roma, davanti a Palazzo Chigi, dormivano i Barboni. Arrivò Berlusconi e chiuse, hai presente davanti a Palazzo Chigi? Sì, sì, sì. Che c'è la galleria. La chiuse e a quel punto non c'erano più i Barboni. Può piacere, non può piacere, tant'è che i cittadini ci hanno chiesto di fare la recinzione di Piazza Ortis e partono i lavori della recinzione di Piazza Ortis. Lei che è un amante degli animali, sì. Visto la mozione di questi giorni con la proposta essere seppelliti o meno con il proprio animale fidato, cane, sai, cosa chi ne ha, allora, non voglio esprimere nessuna opinione perché è una cosa, sicuramente chi ha gli animali capisce molto di questa mozione perché io, sai, mia moglie dorme col cane addosso, rido ogni tanto. Io ho un setter che fa quello che vuole di lei, che ci dà tantissimo affetto. Quando sono nato, 66 anni fa, mi hanno regalato un cane. Capisco tante cose perché ho avuto tanti animali e tanti cani. E allora queste cose vanno capite. Non ho capito quella della caccia con l'arco. Che sinceramente. Quella è ragione, sì, quella è ragione. Quella mi sembra una. Cioè, lei da cacciatore non caccia con l'arco e le frecce e i cinghiali, no? No, beh, insomma, non si può. Cioè, secondo me, no. Quando 2000 anni fa andava bene, quando non esistevano i fucili, ma
Ma dico, adesso andare a caccia con l'arco mi sembra una cosa un po' fuori di testa. Ah, le terrazze, non le ho chiesto la famosa proposta delle terrazze di Babuder, se la ricorda? Qualche settimana fa lì, forse zona Bivio. No, ma è che tu non giri mai, abiti no, là. No, non so niente. Ecco, vai domani al CEDAS, la mareggiata ha portato via. Sì. L'abbiamo documentato. Devo spendere milioni adesso, certo. E stiamo spendendo un milione per rifare tutti i topolini, sì, sotto, tutto di verde, tutte le cose. Allora sto dicendo, arriveranno anche le terrazze, però prima bisogna attivare i 5 topolini e l'ex CEDAS, perché fra 10 giorni parte la stagione. I triestini vogliono andare là. Sa cosa ha detto Telequattro il 1° aprile? Che arriva una rotonda, come si chiama, una ruota panoramica in Porto Vecchio. Abbiamo scatenato un macello. Era uno scherzo, però... Che arriva una ruota? La ruota panoramica tipo Londra, London Eye in Porto Vecchio. Invece io avevo preparato, proprio con quelli del Coltan, perché vive qua a Trieste. Vabbè, lui. Non le piace questa idea, diciamo, della ruota panoramica. No, volevo dire, quello che avevo preparato per il 1° aprile. Allora, questo ha sposato Miss Universo, una ragazza bellissima che vive qua a Trieste. Allora pensavo di metterla come mia segretaria e chiamare mia moglie e dirgli: ti presento la mia nuova segretaria. Io credo che sarebbe stato un brutto scherzo per lei. Va bene, grazie al sindaco Roberto Di Piazza. Buona serata a tutti. Ci rivediamo dopo la pubblicità. Torna a trovarci un'amica, Jovanka, e vi presento gli ospiti con i quali commenteremo tutto quello che ci ha detto, a parte la città dello sport che non ci ha detto niente, La città dello sport. No, non si tolga il microfono, sennò non la sento. La città, pronto, 1, 2, 3, prova. Adesso. La città dello sport sta andando avanti. L'altro giorno hanno fatto 3 ore di riunione col dottor Conte. Appena saremo pronti con i piani, presenteremo quello che sarà, secondo me, una grande, grandissima opportunità per i giovani della nostra città. In riva al mare. A tra poco! Parte dalla constatazione di un fortissimo degrado culturale, politico, sociale della nostra città e di un contesto più allargato, rispetto al quale alcuni di noi, alcuni amici, quasi 4 amici al bar, hanno deciso di reagire. Reagire al degrado culturale di Trieste è quanto si propone un'altra città che, a dispetto del nome simile, non ha niente a che fare con il movimento bandelliano, anzi politicamente nulla di più lontano, trattandosi di una nuova rete che raggruppa esponenti dell'arcipelago progressista cittadino e che si presenterà con un incontro pubblico nella sala Giubileo di Riva 3 novembre, sabato pomeriggio 6 aprile alle 16. Alla presentazione di questo primo passo, oltre a Maria Grazia Cogliati Dezza, anche il presidente di ICS Gianfranco Schiavone e l'ex consigliere regionale Giulio Lauri. Tanti sono stati gli episodi, le ricordo le coperte sottratte dall'assessore comunale al vagabondo e bruciate, il tetto del 30% per le scuole materne ai bambini stranieri, l'abolizione del menù etnico nelle scuole dell'infanzia. L'intento, spiegano i promotori, e costruire un dibattito su temi che investono tutti, dalla scuola alla sanità, dal lavoro all'ambiente alla cultura. Ma anche delle gravi lacune, come quel grande buco della Maddalena, che sono anni che è là e che non viene mai colmato, la mancanza di uno spazio per incontrarsi e per fare musica per i giovani. E speriamo che i cittadini rispondano. Oggi siamo circa una 70 di persone che si sono coagulate, ci immaginiamo che questa cifra possa crescere, quindi si vuole costruire un dibattito, una nuova cultura, ma anche un approccio concreto, con delle azioni concrete per migliorare questa città. Allora, così un'altra città, giriamo, scusa, togli il monitor così vediamo meglio anche gli sms, tantissimi, grazie, tante notizie anche dal sindaco, vi ricordo, insomma, una di quelle che interessa di sicuro, insomma, la città, ma gli sportivi in particolar modo. Un primo aiuto è cospicuo arrivato da Trieste Trasporti per quanto riguarda l'Alma, quindi 150.000 euro già nel portafogli per consentire il finale di stagione, Maddalena con un spazio anche al Burlo, insomma tante cose, la città dello sport, ma Porto Vecchio, società di gestione, entro un mese con l'incontro insieme al presidente Fedriga, e quindi insomma tante novità di cui discuteremo. Vi presento Laura Famulari del Partito Democratico. Ben trovata, trovata Elena Danielis del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti. Grazie per essere con noi. Everest Bertoli della Lega. Buonasera a tutti. Salvatore Porro di Fratelli d'Italia. Buonasera. Ho sentito il sindaco sulla Cani Gatti. Sì, ho sentito quel passaggio, però è stato bravissimo. È stato bravissimo. Condivide? No. Ha detto,
stato bravo, non si è pronunciato, no? Vabbè, chi ama gli animali sa che... Però gli animali, gli animali... Parleremo dopo, caso mai se... Certo, dopo ci arriviamo. Un commento flash prima che torni a trovarci un'altra amica. Un commento flash? Di quello che ha sentito al sindaco. Vorrei commentare ogni singola frase. Su qualcosa è stato bravo, in effetti, nel senso che non è che ha proprio glissato, ma insomma non... ci è girato un po' intorno, per esempio su Italia Sociale. Però ancora. Su tutto il resto avrei veramente tante cose da dire. Vi darà da battagliare dopo. Tante cose da dire. Volevo ricordare solo una cosa, proprio a proposito di battuta flash, che io al sindaco all'incirca un anno fa, a fine maggio dell'anno scorso, feci un'interrogazione sulla questione del coltan, perché avevo letto le dichiarazioni di Maduro che erano uscite sulla stampa sudamericana. E perché... Lo sentimmo, quella sera sentimmo Maduro che pronunciava Trieste, tra l'altro. No? Sì, una, sì, ma all'epoca si sapeva bene qual era la... Questo vorrei chiarire in Venezuela, perché c'erano già stati morti, c'erano file di persone che facevano la fame, certo, sostanzialmente, e poi noi abbiamo anche, insomma, un riscontro da parte di una comunità di italiani di 300.000 persone, quindi lo feci proprio per questo, perché però non ebbi mai risposta su questo punto. Allora, poi, insomma, tante cose che ricordiamo dopo. Danielis, con lei cosa si è appuntata? Ma io ero molto perplessa dalle cose dette su Porto Vecchio, questi progetti che cioè, i progetti aleggiano in corso, ma non si sa cosa sono, e sulla città dello sport, sul terrapieno di Barcola. Non le piace questo progetto? No, no, l'idea è anche buona. È che non ce l'ha voluto dire, non lo sappiamo ancora, ci sono tre progetti, sì, abbiamo discusso ho per tre ore. Ho dei dubbi sulla fattibilità, cioè il terrapieno di Barcola non è un posto dove è un attimo costruire, ecco. Bertoli? Le caratterizzazioni mancano. Dico semplicemente, insomma, che l'iter è partito, non sarà sicuramente un iter semplice e breve, perché lo sappiamo, ma sappiamo anche che gli uffici stanno lavorando, entro breve insomma ci riuniremo, anche poi avremo i documenti del Consiglio Comunale. Certo che per esempio l'idea di avere a Barcola, in quella zona lì, un'area ludico-sportiva è un'idea molto, molto bella. Poi fatecelo presentare e discutiamo sul merito, quando sarà pronto il progetto. No, 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 non ma sul fatto che possa essere fattibile o no, prima ancora però, di aver visto un progetto. Però, allo sport che però a bilancio non c'erano soldi per le caratterizzazioni. Cioè quindi, per diciamo i sondaggi, per capire... Che sono fondamentali perché è un'area inquinata. Certo. Quindi... Infatti, il terrapieno di Barcola è un'area inquinata. Tempi che... non sono però c'erano brevi, 5 milioni delle UTI, no? Per no, due. No, alla fine due. Due. 2 milioni, secondo le ultime notizie, con 2 milioni bisogna fare le bonifiche. Ora, secondo me, 2 milioni non bastano neanche per fare le caratterizzazioni. Allora, voglio sistemate il monitor, insomma, la Torre di Pisa. Possiamo sistemare il monitor che vediamo gli SMS che scivolano? Perché sia un po' più dritto, no? È rotto così. Vabbè, pende a destra, direi. Dipende dai punti di vista, eh. Ecco, adesso siamo dritti, grazie. Toi, devi star lì con la mano tutta la sera. Allora, 340-700-6567, ma diamo il benvenuto, quanto ci ha fatto sudare Enzo, e torna a trovarci Iovanka. Oh, finalmente, buonasera. Ma dove era stata? Buonasera. Dopo essere italiani. Dove era stata? Che qua... tutti che aspetta... è sicura? Sì, sì, aspetta. Sì, sì. Allora, sai che sei meglio in TV che dal vivo? Sono più... più magro. Sì. Più magra o più ingrassata? Non so. Allora, Luigi... Salvatore Porro è una donna. È una donna. Lui ha cambiato partito. Domanda, sì. No, lui ha cambiato partito e anche diotrie, vedo. Sì. Ho avuto un incarico questi mesi, per questo non sei venuta a fare pulizie. E dov'era? La Savino, l'onorevole, la mega domanda è che mostro Trieste all'assessore al turismo, perché e la si confonde sempre con San Giusto e Miramare. Allora, quel c'è bianco che ho detto, saluto Francesca, ci abbiamo fatto delle magnate, delle bevute, immagino, a spese della Savino, naturalmente. Sì, sì, che mostra la città, siamo andati in giro. Cosa mi ha spiegato? Eh beh, insomma, che Trieste è stata di tutti un poco, no? Italiana, è vero, della Jugo, dell'America, dei... no? Sì, 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 tutti. Della Puglia, cinesi. Ecco, lo sapevo ora. Sì, sì, no, se puoi parlare dei cinesi, non se può. Perché ha detto la Savino, no? Ah, no, non se ne parla. Sì, dopo vediamo che abbiamo una notizia dell'Avarino. Torna anche l'Avarino stasera, beh, sono commosso. Sì, bene, rotative, bene. Riprendi. Adesso la De Santis sa tutto, quindi lei può tornare ogni venerdì. Sì, no, che abbiamo di fare ancora
qualcosa sull'abbigliamento e dopo speriamo che non somigli al suo comunque, vabbè. No, però la Gebrava la sta studiando, la studia, sì, che godà un due libri e libri di Trieste, della storia, no? Così e allora, ecco, è colpa della Savino. No, sei 16 nonni. Davidina, sei 16 nonni. Sì, sì. Vabbè, ma viva e magra. Bene, che dobbiamo fare? Cos'è? No, lui sperava che venivo vestito in nero, è vero. No. Ma cosa c'è? Ma c'è lui. Chi? Come si chiama? Salvatore Porro. C'è lui, aspetta che chiamo Mirella. Aspetta. Adesso? Sì, no. Allora, cioè? Aspetta. Non avevo capito, pensavo che era Giacomelli. Allora, sì. Mirello. Cosa succede? C'è una ring, ti saluta. Grazie, saluti. Sì. Te sa chi che sei qua in trasmissione? L'avrà visto, non starà guardando. C'è quel che siamo andati a Međugorje. Sì, siamo andati scalzi. Sì, 1200 euro di calista, sa per colpa tua. A lui, sì, lui ci andava camminando sulle acque, lui, era comodo. Lui camminava, ha visto il signore, sì, unto dal signore. No, c'è quel del fretolino, non la sa. No, unto, non lo conosce, evidentemente. Illuminato. No, della Cegas, non la sa. Non la si ricorda, perché ne dioleva i piedi, tutta la Dalmazia. È preoccupata dell'arrivo dei cinesi, Mirella, no? No, compra della. No, ah, ok. No. Sì, boh, li saluto, sì. Ti saluto Mirella, 100 euro di calista. Bene. Grazie. No, basta. Il quiz. Ah, il quiz. Sì, riprendiamo. Eccolo qua, piccolo bambino, lì era già uno global quella volta. Quiz, indovina chi è? Eccolo qua. Giano Global? Sì. Possiamo dare qualche indizio, cioè dove è il consiglio comunale? No? Consiglio comunale, dai. Consiglio comunale. Aiutiamo anche perché... Chi è secondo voi? Cioè, aiutiamo Giano perché Global. Anche oggi chi indovina... Vincerà lei, no? Lei, no, non sono io, ma lo so chi è. Ma non posso parlare. Sì, perché, sì, so chi è, ma non posso parlare. Allora, non ha visto le slide, ha visto. Voi l'avete visto mai? Sapete? No, niente. Lo avevo ogni giorno vicino. Quella. Ma dietro, sopra, davanti. No, non diamo troppe indicazioni, anche perché qua i posti cambiano con la Lega. No, cambia tutto. Non si può dare. Allora, chi indovina il personaggio vince l'ultimo libro, speriamo che sia l'ultimo, di Salvatore Porro, che è il logo qua. Che libro è? È l'ultimo. Ma è grande così. Poi fa mattoni lui. Sì, scrivi. Ci sono tante immagini, icone. Meglio che scrivi che lo vadi su Facebook. In questo libro ci sono molte icone. Allora, partiamo subito con le notizie. Questa sera... Eccolo qua. Scoop. Lo zainetto di Scavone ce l'abbiamo noi. Ah, e Jovanka lo porta in studio a ring, dov'è? Sì, qua vede Scavone che c'è a Secondigliano e vede che c'è tre letti perché il gamba ha tanta fame che il gamba ne ha gli altri due. Li salutiamo. Però c'è un canestro. Il gamba aveva l'ergastolo tanto, che ha detto. No. No, sì, no, dopo il canestro, te l'ha visto perché ci stava... Quel gara due balle, tira. Si organizza. Sì, sei stufo. Allora, purtroppo, Avarini, nega a telefonare l'avvocato De Scavone. Per quello che ha appena detto? Per... No, per il zainetto. Lo porta lui, lo ha portato a Secondigliano. Quindi c'è l'avvocato qui, di Scavone? Sì. Vabbè, facciamolo entrare, qua. Dov'è? Ce lo tiene un attimo, perché ne servirà il tavolin. Ecco, questo subito. Questo lo mettiamo, il tavolin. Ecco, allora, faccia pure come... Sì. Io lo appoggio qui, perché... Eccolo, ecco. Arrivo. Avanti, tavolino. E l'avvocato dov'è? Sul tavolino. Ecco, l'avvocato, se Ciro Podrek, mi pare che si chiama. Ciro? Sì, Ciro Podrek, sempre mi confondo, cioè misto napoletano. E venga l'avvocato. Eccolo. Venga, qua. Avvocato, buonasera. Sì, il Zenervo. Buonasera. Dovrebbe essere. Devo microfonarlo io così. Sì, lo metti qua. Lasci la borsa. Allora, Toio, te vedi qua, c'è. De dove? Sì, aspetta, girlo. No, c'è Toio. Secondigliano? Sì. Volo diretto. Secondigliano Telequattro? Sì. Okay. C'è il volo. Vabbè, e te sai che lui aveva pronto il biglietto, allora abbiamo mandato il zainetto. Allora, Iavarini. In esclusiva, non lo ga nessuno, neanche la Rai. Te tire fuori qualcosa dentro. Perché smentimo, avvocato. Sì, difatti volevo fare chiarezza su questa questione. Il mio assistito è preoccupato e volevo capire e vedere con voi cosa c'era dentro questo zaino. Avvocato, evidentemente parente di Walter. No? Stretto. L'ho comandato il stesso parrucchiere. Cosa facciamo qui? Eccolo qua. Allora, vediamo cos'è.
La gente c'è una settimana che aspetta. Questo è un momento importantissimo, sì, un'esclusiva, sì, sì, di Giovanni. Allora, cosa ho visto? Iavarini, tiro fuori. Questo, sì, questo cos'è? Ecco, avvocato, la lima. Sarà utile. No, la lima. Probabilmente il mio assistito dovrà arrangiarsi da solo per, sì, per uscire. Ah. Stavo scappando con una coppia dell'Avarino. Allora, i citati in giudizio leggi tutto questo giornale. Lo immagino. Ah, una tovaglietta. Una tovaglietta, sì, questo, sì, perché? Non so perché. Vabbè, una tovaglietta, poi tutta sta roba c'era. Eccolo. Ecco perché Gamagna e tutti gli inquilini del Secondigliano. Perché c'è la merenda. C'è più da mangiare. Avvocato, come c'è? Sì, sì. Sì, sì. Ah, c'era anche la tavola. Ma poi resta allora qui, che buon profumo. Sì, sì, sì. Ah, la clobassa. Vabbè, tutta roba da mangiare, basta. Sì, sì, così. No, no, c'è ancora. Cosa c'è? Cosa c'è? La caciotta, dai, tiriamo fuori la caciotta. Allora, nasce questa la panzetta. Ah, mamma mia, ragazzi. Ragazzi, c'è veramente, eccola qua, ancora un salame. Tagliamo, Bertoli? Mi sembra la prova del prova, poema. Prova, dobbiamo fare, sì, manca tutte queste robe qui. Non la dia... Arara, che bello. Questo qui c'è. C'è, avvocato, proviamo. Allora, cos'è? È buona? Buona. Ma, avvocato, se la teniamo noi sta borsa, sì, sì, no? Esatto. Manca ecco, una cacciottina. Poi? La tavola. No? Se secondo me c'è anche... spostare tutto, sarà... C'è anche il coltello. Sì, sì. Quello non sarà passato, per forza. Cosa c'è? Sta comorindo? Sì, però no, puoi mettere via il coltello, perché... Allora, grazie. Oggi c'è merenda offerta da Scavone, avvocato, grazie. Grazie, dopo portiamo via. Mi dispiace per Guido che sei in viaggio di nozze, che non può fare merenda. Questa sera non c'è in regia, quindi tutta questa roba, non ci sono i soldi, non ci sono i Rolex. La lasci pur qua, la vadi telefonare, che va ben così. Arrivederci, avvocato. Sì, grazie, sì, davvero. Dovigenio. Grazie davvero, queste le teniamo noi, non si preoccupi, custodiamo noi. È andata bene, finalmente ti fa mangiare la redazione. Benissimo, adesso festeggiamo, questo resta qui. Bene, salutiamo Scaramucci. Che sfiga, scusa. Ciao Enrico. Non c'è più Enrico. E questo, ecco, smentimo che era 300.000 euro. Ah, quindi non c'era niente. No, era la merenda. E condoglianze alle famiglie dei due detenuti che erano in... Così. Avanti con le slide. Lo zaino resta. Senti qui. Senti che odore. Si sente sì, no, lo sento ormai. Vabbè. Questo. Allora, esce finalmente la televisione. Sì, l'ho già sentito proprio... sta pancetta. Esce finalmente l'attesissimo ultimo libro di Salvatore Porro. Non ti l'ha scritto la Bibbia, Salvatore. Da domani in tutte edicole e librerie. Allora, in esclusiva che anche cos'è questo? Sì, a posto? Andate a controllare l'avvocato. Che onore. Eccolo qua. Che cos'è? L'ultimo libro... De Porro, anche gli animali vanno in paradiso. Basabanchi editore. La Basabanchi editore, sì, vanno in paradiso, ma devi star fuori. Ma devono star fuori. Sì, cioè vai in paradiso, ma lui spiega anche, no? Te ne spieghi questa storia che questi padroni non pol cioè è normale, cioè il campo santo è fatto per gli uomini, il campo santo è una terra consacrata. Col salame, non riesce stasera che... Giovanca, mancava lì. Favorevole, sì, ma c'è creature di Dio. Dei cani favorevoli, ma non il cane. Non insieme, non insieme, dice, non insieme. È un campo santo, è consacrato. Sì, ma forse hai ragione, perché il capitolo 5, vediamo. Se ti viene seppellito col can, te speri nella salvezza della risurrezione, dell'anima, giusto? Nell'anima. Vabbè, e se te cade portare il cane ogni 20 minuti a... non te arrivi, c'è vero questo? No. Comunque va bene, insomma, adesso c'è tanti animali che va su con l'arco, la freccia... non la fanno quella cosa lì. E dopo c'è tanti che tira zoi maiali ogni tanto. No, vabbè, che fai un'altra cosa. Che fa, sì, no, non si tira zoi maiali, è vero. O sì, che fa spazio ai cani. Così. No. Ah, i vegani che ha messo su Crozza? La sette, sì, perché... già girato. Sì, sì. Ecco, da domani, quasi anche un poster, chi che lo vuole in camera. È gratuito, no? Sì. Libro? Il libro? Sì, il primo sì. Il primo sì. Gli altri ce ne sono altri. Sì, gli altri te lo tirerà Dio. Va bene, poi compriamo altre cose. Avanti, che ora c'è? 57. Terza volta, e sì, abbiamo questo finito, dai. Terza volta delle frecce tricolore. Varo della Costa Venezia, sto povero uomo che darei un po' de pase a Marchesi. Terza volta frecce tricolore, e di nuovo il malore in piazza, Sta benissimo. Salutiamo Iure. Basta con le frecce tricolori per i prossimi 50 anni. Tre volte quest'anno.
Marchesic non vuole le frecce tricolori. Poi basta. Che altre news abbiamo? Ancora qua, Savino, cosa è successo? Sì, Sandra Savino, basta. No, svolta fashion dell'onorevole. No? Vedè che Fly che la si comprava dei cinesi. Ma dai! No, la Gale picche, qui c'è il tuo de picche che la dà l'uomo suo. Chi l'ha già sposata? Non lo so. Salutiamo Sandra, c'è Annika che dico, va di Mirelu che c'è roba su misura. Lo standard dei cinesi. Lascia i cinesi. L'ha già venuta la maratona Varina in pigiama anche. Allora bisogna controllare il fashion. C'è l'ultima volta che vengo. No. Più per le battute che regala a sì. Salvatore Porro. Che sta scrivendo sì, ha già avvertito. Siamo arriva i cani, arriva. Dobbiamo allungare la pubblicità per rimuovere tutto. Beh, sì, poi sì. Marino Sossi incontra Xi Jinping e in Cina il Partito Comunista perdi subito il 15%. Porta sfiga, ogni volta l'inventa un partito. No, ma per i comunisti. Allora gli era con Sella, gli era con quello, no, Marino, insomma, anzi mi dispiace. Quelle sono le idee, non sono gli altri. Sì, però ogni volta che fa un partito il becca la metà della volta prima, dei voti. Quindi, un po' di vino? Un po' di acqua? Un po' di quel salame. Visto. Sì. Ecco, troppo coccola. Ma fatica da andare giù. Jovanka, troppo coccola. Sì, dai. Boh, basta non essere ridicoli. Abbiamo finito? No. Se non moro. Non ce la può fare. Eccola qua, Famulari. Sì. Operazione simpatia del PD, Zanda per aumentare il DL per aumentare gli stipendi dei parlamentari. Non è andata così, no? Ma sì, è la prima delle primarie. No, volevo domandare. Dimmi. Non ce la può fare. No. Eh? Non ce la può fare stasera, Non doveva mangiare, ma era piccante. Ma forse ci doveva pensare prima, no? Ma sono abituata da là in Jugo. Adesso riportiamo l'acqua, tra 20 minuti arriverà un po' d'acqua. Toglio la bottiglia di vino, c'è ancora sul tavolo. Sì. Bene, cosa voleva dire la Famulari? Siamo bene. Vieni. Però no. Non si fa una donna, perché è una donna, però io... Che slide? Quella di Zanda. Ah sì, insomma, ma andai verso l'europeo o verso l'estinzione con queste no. No, perché... Dai, l'hanno smentito, Zingaretti non la condivide. Che poi non ha detto che lo... Ma te sa perché lo vuol far aumentare? Per combattere l'evasione, quindi i parlamentari anche evadi. No. Gli ciappa di più e sta più attento. Questo... Ma allora, dai. Va bene, auguri per le europee. L'acqua, prego, facciamo dire grazie Annalisa, l'unica che vuole veramente bene, facciamo vedere, grazie Annalisa. C'è trappa di casa? Quello. Dai, prego, io manco. Con il mio manager, dai. Mi tratti male. Poi, abbiamo finito? No, Everest Bertoli... Senza veli. Mamma mia che immagine. C'è l'inserto della Varino Week, c'è finita una storia d'amore. Che manca Silvio, le cene eleganti, le babe. E il bevere, sì. Anche gli era sempre che il brindava. Da quella volta non si è più ripreso. Ma cosa è successo? No. Questo è successo festeggia un anno che con la Lega. La Lega c'è tutti brutti, non c'è babe. Ma abbiamo provato. Era più bella. Adesso sono tutte. Ma non c'è Arcore, non c'è niente. Fatto una scelta. Un anno, ma no, dai. Sì, un anno. Ma no, dopo l'agosto. 9 mesi. È stato un parto, diciamo. È incinta, allora. Io manca sei tutti noi. Dai. Poi? Tutti dentro. Sta tutti, Sì, sì. Dai, ma questa no. Dai, vabbè. Insomma, c'è un bel... Come l'università di Valona, non è così. Te che ha fatto la foto, non si vedi, c'è scritto università di... No, finisci con la A. No. C'è Valona. È Padova. Te l'ha comprata come... Purtroppo l'ha presa di 22 anni, era più il papà... Ma che cosa voleva dire il papà con estica? Che non c'è questo che vuol dire, no? Dopo 22 anni... Penso che estetica, forse, no? No, perché dopo 22 anni, con tutti quei soldi che ha speso per te? No, poi cammino, non c'è problema. Sicuro? Sì, a lui ha detto che avesse costruito di nuovo il ponte Morandi, con tutti quei soldi. Sicuro, un bel dottore, no. Non l'ho visto. Oh, vabbè. Questa è una bellissima notizia. Ma non so. Quante sono ste slide? C'è finite, sta tranquillo. Vabbè. Uomini, animali. Allora, in Irlanda, Porro, sì. Guarda, qua non ci potessi fare... A proposito... Uomini e animali irrigidiscono ai primi fumi. Sì, perché la fabbrica di Viagra, non si può fare la pubblicità, e quando viene fuori il fumo, intossica, c'è stata delle dure reazioni... dei residenti maschili soprattutto. Va bene. E no, volevo dirgli a Porro, perché lui c'è andato, come era il family gay? Perché no, non era il family day, no, day. Lui era lì l'altro giorno, ma non era, ma mi pensavo che era il family, le famiglie gay il giorno prima c'è stato, e che c'è da fare? No, allora convegno, no.
E queste sono le cose. Adesso non lo ferma più. A difendere la famiglia. La famiglia naturale. La famiglia di chi? Di Totorina? La famiglia italiana, quella naturale. Allora c'è... Non sappiamo se Giovanna è sposata. Non abbiamo mai vedova tre volte, c'è cascai delle scale tutti e tre, non so come. Vabbè. Andava. Pasqua in Irlanda? No, dai. Ecco, e allora palla al volo, visto che in sto paese il Viagra spopola. Giulia fa una sorpresa al suo fidanzato, Pasqua in Irlanda e vai, tutta la redazione fa il tifo per lui. Per i fumi, ho capito. Facci sognare. Bene, ciao Giulia. Bene. Ecco, arrivederci. Che basta, abbiamo finito. La soluzione. Vabbè, non avete indovinato, è Babuder. Babuder che se torna insieme con l'amorosa. Oh, ecco dov'era Jovanka, diciamo, ad aiutarle. Ecco, sì. Se torna con l'amorosa, cosa succede? E la logacetta tranquillamente. No, c'è un problema, vero? Dove? Ma con dente a Babuder. Un occio nero, la c'è ungherese. Cioè, l'ho fatto nero? Sì. Ma fa il furbo. Salutiamo Zanette. Tiralo bene col guinzaglio. Basta. Un bel finale. Nessuno indovinato Babuder, però, mi sembrava. Non ho visto gli sms. Era difficile. Anche perché era difficile. Il No Global ci ha destabilizzato, non c'entra niente. Mi penso che nessuno ha scritto perché aveva paura del libro. Leggilo tutto, però. Sicuro. Sono arrivata a tre quarti. Va bene. Faccio za bau bau. Abbiamo finito? Cos'è quella busta? Ti sono diventata. No, approfitto. Siccome ti sono diventata. Ma non è un problema. Che ora c'è? Abbiamo finito. Andiamo avanti. Dopo faremo la pubblicità. Studio. No. Siccome sei diventato dottor, ecco, portai i raggi. Ascolta, dottore. Sì. No, questa cos'è? La linea, la spina dorsale. Sì, mi fa male la cervicale. Mia. Dai, mi viene da svenire, solo vederla. Comunque, non sono quel tipo di dottore. No. Ultimo, un saluto. Visto che ti sono dottor, c'è un bellissimo video che gira per la città. Di un gruppo che si chiama i Giù di Lì. Che parla giù delle giù di lì, c'è bravissimi. Abbiamo il video adesso, sono un bel video di Morbin. E parla della gente che c'ho le pirole, le pastiglie, no? E dà un consiglio, no? Ti sono dottor, sì, no? Invece di ciò, i psicofarmaci, di mangiare la valeriana, il Matavilz Everest, ti mangi il Matavilz. E dopo andai in Irlanda, però, perché il Matavilz, no? Non basta. E se Andrea ne mette il video, lo guardiamo, vi saluto. E vado via. Finiamo con i raggi. Ci vediamo venerdì prossimo. Ci vediamo venerdì prossimo. Forse, grazie Jovanka, vediamo questo video. Devo andare in Istria. No. Io volevamo sollevare la questione dell'uso sparato dei medicinali farmaceutici, antidolorifici, antibiotici, antiemetici, antidepressivi e soprattutto psicofarmaci e droghe sintetiche. Noi diciamo no ai psicofarmaci e sì alla valeriana, ovvero è il Matavilz. Sì, lo so che non sei quella pianta là, ma non fa niente. Quindi no ai psicofarmaci e sì al Matavilz. No alla droga sintetica e sì alla marijuana legale. Legale, quella legale. Non foraccio! Stago bene! E adesso stiamo modificando la viabilità, perché qui arriverà la rotatoria, per cui ci sarà un'altra viabilità in questi giorni. Stiamo buttando giù alcuni magazzini, che sarà l'ingresso del Porto Vecchio. Entrano nel vivo i cantieri in Porto Vecchio, operai e ruspe in azione per la realizzazione del nuovo centro congressi e per la nuova viabilità, che con l'abbattimento di alcune strutture fatiscenti ormai sta prendendo forma. Oltretutto ci sono anche i cantieri sul centro congressi, insomma è partito completamente, più naturalmente il 26 che stiamo spostando il Museo del Mare, sono partiti i cantieri alla grande del Porto Vecchio.
E a margine del sopralluogo odierno ai cantieri, il sindaco, intervenendo alla presentazione del sondaggio su Porto Vecchio, annuncia un'altra novità importante. Ci sono gli investitori per realizzare l'area ludico-sportiva nella zona terminale dell'antico scalo, quella nei pressi del Parco Bovedo. Uno dei progetti più ambiziosi per la rinascita dell'area, del valore di oltre 5 milioni di euro, che, ha precisato il sindaco, ha raccolto l'interesse di soggetti pronti a investire. È prevista la realizzazione di un sito attrezzato adatto a fare sport e rilassarsi. Allora, così le ruspe dunque in Porto Vecchio, che mi sembrava fosse una delle cose che più vi aveva colpito prima, sbaglio? Cioè, ma sì, su cosa? Sì, perché? Non è una delle cose che mi ha colpito di più. Mi ha colpito anche questo, perché l'impressione, ma è già stato detto da qualcuno prima, che si ha è che non ci sia una visione di prospettiva, non ci sia un progetto complessivo. Tra l'altro è stato anche dichiarato questo, perché si procede un po' a spizzico e bocconi in base a quello che il mercato offre. Però, insomma, io credo che non sia la prospettiva giusta verso la quale guardare per costruire, per sviluppare un'area che ha tutta una serie di opportunità straordinarie, ma anche, insomma, delle problematiche che impattano fortemente sulla città. E quindi andrebbe fatto un discorso di ampio raggio, un po' più visionario, che per adesso non si è ancora visto. Vedremo poi, dice, con la società di gestione, che poi parte come pubblica anche, che non era esattamente quello che c'è nell'indirizzo della delibera. Poi vediamo, insomma, cosa succederà. Si dicevano altre cose, no? Bertoli? Si dicevano altre cose. Io, insomma, cioè, siamo qui, si per parlava amore di società o forme consortili a prevalenza pubblica, 50% più uno di partecipazione dell'ente comunale. Ma ecco, ripeto, comunque qui, ha detto una prima fase, boh, appunto, vedremo. Siamo qui e a contestare la cosa più semplice e più facile, insomma, come sta tra volte. No, non è una questione. Non di sono riuscito ancora a dire tre parole, sì, perché no, mi stai interrotto tre volte. Va bene. Vediamo, giustamente anche per chi telespettatori sì. a casa poi vorrebbero anche sì, seguirci sì, sì. E capire qualcosa in più. Ripeto, siamo alle prime fasi e siamo passati da una fase in cui ci sono stati tanti annunci. Pochi mesi fa, insieme, tra l'altro devo anche ammettere, col voto anche favorevole del Partito Democratico, è stata votata una delibera che ha posto le basi per la progettazione di quell'area. Tornerà in Consiglio Comunale tra qualche mese per il secondo passaggio definitivo. Quella stessa delibera dava delle indicazioni, per esempio sul fatto che la società deve essere almeno a maggioranza, almeno al 51% maggioranza pubblica. In questa prima fase, come ha già annunciato il sindaco, d'accordo con la regione e con l'autorità portuale, si parte con una società non solo a prevalenza ma al 100% pubblica, il che non significa che in un futuro non si possa aprire ad un privato che voglia investire. Dobbiamo essere onesti tutti quanti nel dire che quell'area è vasta, è vastissima. Lo Stato, e lo ringraziamo, ce l'ha restituito, ma ce l'ha restituito in una situazione pessima, perché manca tutto. Questo non è per dare, ripeto, è lo Stato che ci ha fatto questo regalo, ce l'ha restituito, dove manca tutto. Stiamo mettendo, sono partiti i lavori di infrastrutturazione, che sono una cosa molto importante. Ci sono dei vari progetti, è chiaro che il pubblico, il comune da solo, non ha, nessun comune avrebbe, probabilmente anche nessuna regione avrebbe i soldi sufficienti per fare tutti quegli investimenti, e per questo si cercheranno anche gli investimenti privati. Però nel frattempo le linee guida di quello che vogliamo fare all'interno del Porto Vecchio sono ben chiare, ben definite con la delibera che abbiamo già approvato, ripeto, anche grazie al vostro voto favorevole. Ma scusa, allora, l'area di Porto Vecchio è una leva di sviluppo economico, forse la principale che ci troviamo in mano, seconda solo al porto, allo sviluppo del porto. E tu dici, ci vorranno gli investimenti privati come se fosse una cosa negativa. È ovvio che... È positiva, ci vorranno, ben vengano, è positiva. Solo, ma... Anche perché, cioè, nell'ultimo master plan che fu preparato, proprio all'ultimo anno dell'amministrazione Cosolini, si parlava di una cifra di 1 miliardo di euro per metterla tutta apposta a quell'area. È 1 miliardo di euro. Non esiste una pubblica amministrazione che li possa oggi possa essere in grado di tirare. Ma sarebbe anche ridicolo che lo facesse, non è quello il punto. Bisogna trovare spazio per l'iniziativa, per lo sviluppo economico. Sono d'accordo. Quindi il pubblico si deve limitare ad avere una regia di massima. Quello che a me ha stupito di quella delibera, per esempio, è tutto lo spazio e tutti gli immobili che invece restano in mano pubblica. Per carità, è anche interessante, però bisogna vedere cosa uno se ne fa. E quello che invece mi spaventa moltissimo, e l'ho detto in commissione anche a Rossi, che non mi ha risposto,
Benissimo, ma abbiamo fatto un ragionamento di sostenibilità economica nel lungo termine, di tenerci tutto quel patrimonio immobiliare. Il 26 è enorme. Trasformarlo in un enorme contenitore museale e poi mantenerlo non è una sciocchezza. E non esiste un calcolo di sostenibilità economica a regime di quella struttura. Non sappiamo quanto ci costerà. È fantastico. No, ma in realtà stavate parlando del Visitor Center, non del 26. Sì. No, io stavo parlando del 26. Eravamo in commissione insieme, il punto era il famoso Visitor Center. Io parlavo del 26 e mi sono anche spiegata bene. Di solito l'italiano lo parlo più o meno correttamente. E non mi è stato risposto. Non sappiamo quanto costerà in futuro. Quanto costerà al comune, perché certo, è una struttura comunale. Assolutamente. Sì, se posso solo intervenire, a parte il fatto che gli esperti stimano che ci vorrà una cifra tra i 3 e i 5 miliardi. Esatto, io volevo ricordare quella cifra alta, che poi... Ben più alta del miliardo. A parte il fatto che certamente ci vogliono gli investitori e la struttura non solo della delibera, ma l'assetto che c'è attualmente prevede che ci siano gli imprenditori che investono. Però tutta la parte infrastrutturale, la progettazione del verde pubblico, tutta la progettazione della viabilità interna fa capo alla società di gestione che dovrà gestire lo sviluppo integrato. Non me ne vogliano perché sono ottimi tecnici e sicuramente insomma, avrebbero le potenzialità, ma sono pochi, non ci sarà mai nessun ente pubblico, sia pure messo insieme, che può gestire una mole di questo tipo. Questa era la ragione anche della discussione che c'è stata sulla società di gestione, quindi benissimo il pubblico, ma da solo non ce la farà mai, rischia di naufragare in modo pietoso. Vediamo, io non metto mai il carro davanti ai buoi, noi vediamo il progetto, cari, vediamo il progetto. Io ricordo sempre tutto il lungomare dal Porto Vecchio di rispolverare il progetto del Commendatore Rovis, progetto Copacabana, lì tu ridi, cara, ma il progetto, guarda, il Commendatore Primo Rovis, ci ha impiegato una vita che voleva allargare la spiaggia dal Cedas fino al Bieve di Miramare. Io lo riprenderei di nuovo, così abbiamo veramente un lungomare, 3 chilometri di spiaggia ludica, sportiva, marinara. Cioè, ma d'accordo, bisogna svegliarsi. E come sono favorevole, Salvatore Poro è favorevole, la chiudo la feriera. Finché la feriera ci sono la chiusa, visionarie. Perché quello spazio va bene al Porto Nuovo, perché con la piattaforma logistica. Il Porto Nuovo ha bisogno di quello spazio là. Adesso io mi sono informato, fino all'anno scorso partivano 2 treni dal Porto Nuovo, no? Con i tir sopra. Adesso siamo arrivati a 5 treni al giorno. Ma è lo snodo ferroviario che ha sviluppato. Però uno mi dirà, Porro, e gli operai della ferriera, nessuno verrebbe licenziato, mi posso assicurare, perché a mio avviso metà sarebbero già in pre-pensionamento, no? Con una buona liquidazione vanno a casa. Quelli che restano verrebbero assorbiti dall'autorità portuale. La feriera bisogna chiuderla, perché quello spazio serve al porto. E allora sì che il fronte mare di Trieste avrebbe veramente uno sviluppo enorme, enorme. Posso? No, dicevo, proprio sul Porto Vecchio, torniamo, stiamo dicendo la stessa cosa, nel senso, servono e servono assolutamente gli investimenti privati, perché le cifre sono enormi, mostruose. Oggi dire il tutto è subito, nel senso, pretendere oggi di avere il progetto, la progettazione definitiva di quell'area che è enorme, che è un'altra città, non solo è un'assurdità, non solo è impossibile. Bisogna costruire mattone su mattone, come comune, ripeto, mattone su mattone, come comune, abbiamo dato, e questo non significa spezzare niente, abbiamo dato gli indirizzi, abbiamo detto in quest'area enorme, abbiamo individuato delle sottoaree all'interno nel quale si vogliono fare l'area dello sviluppo economico-sociale, l'area ludico-sportiva. All'interno di questo, una volta che c'è stata questa suddivisione di massima, partiranno poi, attraverso la società che lascerà e anche attraverso direttamente gli indirizzi del Consiglio Comunale, partiranno poi i vari bandi per coinvolgere il privato, e trovare i partner con i quali realizziamo questo. 3-5 miliardi li possono mettere solo i cinesi, scrivono gli SMS nel Porto Vecchio. Guardate, adesso battute, chiedo scusa, battute ai cinesi, i soldi, dico un'altra cosa, non hanno colore. Se ci sono degli investitori, che siano cinesi, americani, russi, arabi, eccetera, se vogliono investire su Trieste, perché è una città bellissima, ben vengono a investire, purché ci sia una regia chiara del pubblico e del comune. Sì, benissimo, però la regia chiara prevede anche una sceneggiatura, nel senso che sarebbe bene capire
anche come si svilupperà, perché è certo, impensabile insomma, che ci sia lo spezzatino. Uno che arriva e dice io voglio fare quello. Io voglio prendere quello davanti con la vista certo, sul mare. Sono d'accordo. Quello dietro certo, no, hai perfettamente ragione, ma in verticale è la cosa... non la vendi. Ma esatto, questa cosa del verticale... Cioè che verticale è una significa sì, che se ci sono i due magazzini, c'è cioè uno fronte mare e uno dietro, la vendita verticale è il pezzo di quello davanti, ma si prende anche quello dietro. Scusami Varino, però l'idea può essere buona, ma non c'è scritto ad oggi da nessuna parte questo. Questa è una, così, una proposta che ci sta, che ci ma sta. Non c'è scritta da nessuna ragione, parte, neanche nella delibera. Ecco, quindi questo tanto per chiarire. Non solo, ma non è neanche chiaro se possono essere venduti a pezzetti, a fette longitudinali, o se bisogna vendere i magazzini interi. In quel caso sono 3-4 vendite, esatto, e non di più. Poi... No, scusa, ti ho interrotto io. No, volevo dire che anche per esempio gli esempi che ha fatto il sindaco a proposito dei parcheggi, quello che si vede è un grande sviluppo dei posti macchina, che a Trieste è sempre piaciuto tanto, ma non vediamo ancora una proposta seria sulla mobilità sostenibile, che è una cosa... fondamentale per sviluppare bene quell'area e per la nostra città. Sono d'accordo, è stato uno sbaglio. Su quello si è glissato. No, sono d'accordo. A togliere i binari sulle rive è stato uno sbaglio. Si poteva fare una metropolitana leggera dalla stazione centrale fino a Muggia. Comunque c'è un trenino, no? Che tanto che è stato tanto al di là dei binari tolti, vituperato. Laura, al di là dei binari tolti, ripeto, quella del libro, quel primo passo, anzi non un primo passo, un secondo passo, perché il primo passo è già stato nuovo. C'ha dei vuoti che vanno e non può avere, non può contenere la progettazione definitiva che sarebbe l'ultimo passo. Ma evidente, ripeto, evidente, quando dico costruiamo certo, passo dopo passo, perché però purtroppo insomma, ci vogliono anche questi step. Vuoti certo, perché certo, si rischia sennò certo, di fare certo, insieme però, è insieme. Sì, non... si rischia di fare un pasticcio. Se posso dire una cosa, il punto qui non è fare una progettazione esecutiva dell'area. Esatto. Il punto è avere degli obiettivi strategici chiari. Beh, questi li abbiamo indicati. Cosa ci vogliamo fare? Cosa vogliamo ottenere? Qual è lo scopo? Lo misuriamo, sappiamo qual è l'obiettivo. Guarda, io adesso guarda, mi perdoni, insomma, cioè, è importante questo scopo, misuriamo obiettivo, insomma, l'analisi costi-benefici. E negli ultimi mesi abbiamo sentito parlare tanto di queste analisi, scopi, eccetera, anche a livello nazionale, su altri punti, dove è un tema a voi molto caro. Dico semplicemente che ma è un punto molto caro a voi, lo so, insomma, soprattutto quando si parla di opere pubbliche di un certo rilievo, insomma, questo lo sappiamo. Non volevo parlare della TAF, volevo parlare del Porto Vecchio. Quello che vogliamo, penso che sia tutto, è un'area da rilanciare per lo sviluppo economico della città, e questo credo che sia un obiettivo comune, insomma, questo, e per questo abbiamo apprezzato anche il voto favorevole di parte dell'opposizione a quella delibera. Sul come arrivare, quello che stiamo dicendo, è un passaggio anche lungo, perché ci vogliono soldi, ci vogliono tempi, e li stiamo percorrendo insieme questi step. Se tu mi dici oggi, ma il magazzino numero, non lo so, numero 3, che fine farà tra 10 anni? È un punto errato in questo momento affrontarlo. Noi abbiamo diviso le porzioni dell'area dicendo in quell'area che comprende determinati magazzini, l'indirizzo che vogliamo dare è per esempio avere un'area ludico-sportiva. In un'altra area che comprende determinate fette del territorio vogliamo che ci siano attività alberghiere, turistiche, eccetera. In un'altra area vogliamo che ci sia attività di portuali per e portuali. E ecco perché sto dicendo che il primo step è stato fatto a Roma con quel famoso emendamento. Il secondo step è stato fatto sempre nel 2016, quando abbiamo preso in consegna le aree, c'è stata tutta la cartolarizzazione. Abbiamo percorso il terzo step insieme, ovvero questa prima macro progettazione che suddivide le aree, e adesso creazione della società, un altro passaggio in consiglio comunale per dare anche degli obiettivi ben definiti alla società che va creata, perché non basta la società creare, ma dargli anche degli obiettivi definiti. E di qui, così, di questo passo, sono d'accordo con una cosa, che questi nastri non li taglierà questo sindaco, ma e no, molto probabilmente non li taglierà nemmeno il prossimo sindaco. Però è qualcosa di bello che facciamo per il futuro della nostra ma città. Certo. Allora, so che sì, aggiungo una cosa, poi sì, dopo arriviamo al tema bilancio e sociale, che secondo me ho visto sì, che è sì, un po' sì, quello anche che anche tasse rifiuti, perché esatto, farebbe chiarire qualcosa. Anima di più dibattito di questi giorni. Velocissima. Hai detto stiamo costruendo, va bene, bisogna costruire con la città. Questa è una cosa che abbiamo richiesto fortemente, partecipazione. Io sono rimasta molto stupita dal... sondaggio dell'SVG, credo,
sulla sensibilità e sulla conoscenza che i cittadini hanno della situazione del Porto Vecchio, ed era in effetti un sondaggio che diceva delle cose importanti, perché da un lato sembra che ci sia un po' di indifferenza, invece evidentemente no, la cosa giorno, sì. Laboratori, gruppi di lavoro, certo. Ma questo lo deve fare l'ente comunale, perché poi ognuno lo fa per conto proprio, ma non è qui per dare un apporto. Iniziamo con questa partecipazione. Avete approvato degli ordini del giorno su questo? Fare più alberghi non può prescindere dal parlare con gli albergatori. Sono d'accordissimo. Fare la mobilità sostenibile. Anzi, su questo sfondo una porta aperta con me, perché sa benissimo come la penso. Si deve parlare dell'ambiente, si deve parlare con l'Italia Nostra, insomma, bisogna parlare con tutti. Questo però lo deve fare l'ente. Su questo ci siamo. Facciamo qualcosa che coinvolga la cittadinanza e le categorie. Facciamo qualcosa che coinvolga la cittadinanza e le categorie. Sono d'accordo. Sociale. C'è un concorso di idee? Perché poi direi anche dei laboratori. Di lavoro, la possibilità di ricevere anche delle idee, magari suddividendo per settori l'area, quindi tutte le società che si e le associazioni che si occupano di turismo sono coinvolte in una certa area, altre sono coinvolte sul ludico sportivo e via dicendo. Cioè, parliamo con chi fa quel lavoro, nel senso, se vogliamo parlare di turismo, parliamo con chi il turismo lo fa ogni giorno. Che anche i cittadini comuni si sentano coinvolti e partecipi, sicuramente le categorie. La amano quella parte ed è la nostra vita quotidiana. Penso che, è una bella cosa. Penso che può essere utile veramente questo. Sono d'accordo. E torniamo sul bilancio. Ci arrivo tra poco. Allora, Andrea, anticipiamo la pubblicità, così vediamo un commento anche nei giorni scorsi proprio sul fronte bilancio appena approvato da altri che non sono ospiti questa sera, e discutiamo anche di quello. Vi ricordo, insomma, ci ha dato comunque molte novità questa sera anche il sindaco, c'era una riferita al tram, la Maddalena, insomma, abbiamo già detto, con... Beh, Maddalena fa arrabbiare però. No, ma intendevo dire bilancio, qualcosa di più generale. Adesso ci arriviamo. Un minuto, rivediamo il servizio e poi commentiamo ancora bilancio, Tari, eccetera. Il bilancio comunale è stato approvato questa notte con i voti della maggioranza. Il Partito Democratico, Open FVG, i cittadini e il Movimento 5 Stelle hanno abbandonato l'aula. Come è stato sottolineato stamani nel corso di una conferenza stampa, il centro-sinistra non se l'è sentita neppure di votare un provvedimento sciatto, a detta di Maria Teresa Bassaporopat, probabilmente viziato nella forma, secondo Laura Famulari, già che il documento votato non sarebbe conforme a quello presentato e che, come hanno evidenziato un po' tutte le consigliere presenti, taglia in maniera sostanziale per quel che riguarda il sociale, soprattutto per quanto concerne i servizi a bassa soglia. I consiglieri di maggioranza hanno ribadito che la scelta di procedere con la delibera COSAP è stata decisa dalle segreterie di partito per mettere una pezza, evidentemente, a quello che loro stessi che consideravano un bilancio assolutamente fallimentare. La maggioranza non si scompone e replica anche oggi le critiche della minoranza, in qualche modo rilanciando. Non è vero che i fondi destinati al sociale sono diminuiti. I fondi sono assolutamente in linea con l'anno precedente, e se facciamo un confronto con l'ultimo anno dell'amministrazione di centrosinistra siamo addirittura in aumento di circa 2 milioni e mezzo di euro. Quindi è un falso allarmismo, i servizi saranno assolutamente garantiti e poi vedremo a consuntivo se questi allarmi ingiustificati troveranno riscontro. Sicuramente no. L'aumento della Tari è il punto centrale di questo bilancio e fondamentalmente sulla base di esso si incentra oggi la maggior parte dei commenti politici. Il bilancio è fallimentare, prevede l'aumento delle tariffe e non credo che bisogna definirlo di poco conto, un aumento medio del 7%, aumento utenze domestiche e tariffe Tari. Aumento delle tariffe per le altre categorie economiche a parte una parte, dove semplicemente si va al dimezzamento, tagli sul sociale e sulla cultura. Abbiamo 18 milioni di euro di crediti Tari, di persone che non hanno pagato, da recuperare. Noi iniziamo quest'anno la riscossione coattiva con esatto dei 18 milioni di euro e quindi è evidente che il prossimo anno racconteremo ancora un'altra storia su questa vicenda. Allora, vi ricordo 340 700 6567, formulari, ricominciamo da lei, le osservazioni, so che questo ovviamente vi ha fatto arrabbiare, abbiamo sentito anche le due voci e poi Bertoli che ha portato delle cifre tra poco. No, allora, partiamo dalla questione di merito perché in effetti riguarda tutti. Innanzitutto è stata fatta
un'operazione che colpisce doppiamente i cittadini, perché da un lato è stata aumentata la Tari del 7% per tutti i cittadini ed è stata ridotta solo per una categoria commerciale della metà, quindi comunque è stata aumentata. Dall'altro, la questione del sociale è piuttosto complessa. Dal punto di vista dei numeri rispetto al bilancio preventivo, eccetera, eccetera, c'è stato comunque un taglio di 200.000 euro, un taglio contabile alla fine della fiera. Però dal punto di vista di quanto ci è stato spiegato dai tecnici dell'assessorato insieme all'assessore, al direttore di area, assessore che guarda caso nel corso della discussione del bilancio non ha aperto bocca, è stata un'altra storia quello che ci è stato raccontato, ed è un aumento delle persone anziane, dei bambini con disabilità del 22%. Questo significa costi fissi di contributi retta oppure inserimento nelle case di riposo, contributi dei centri diurni. Tra l'altro poi c'è tutta la questione dei minori che comunque insomma sono nelle comunità e le cui rette costano notevolmente, che non si sa come verranno pagati, perché queste persone sono in più rispetto all'anno scorso. No. Questo, ma allora le sta smettendo no. L'assessore Grilli, forse è vero quello che ha detto la consigliera Grimm, è che io ho detto più volte nei miei, non so, più o meno un'ora ho parlato, 30 minuti nella seconda occasione, e cioè che questo bilancio è frutto di una grave crepa nella maggioranza, perché è aumentata di 2.9 milioni la Tari, c'è stato intanto una serie di proteste, c'è stata un po' di baruffa diciamo nel centrodestra, che si è risolta con questa delibera che ha previsto di recuperare 500.000 euro, e già la logica ti dice che se tu devi fare una delibera per togliere da alcuni capitoli 500.000 euro e metterli da un'altra parte, un taglio c'è rispetto a quello che era stato messo in quella delibera, che era stato approvato dalla Giunta e che aveva avuto il parere dei revisori dei conti. E qui andiamo sulla questione, poi magari torniamo sui rifiuti, per le ragioni per cui è aumentato quel PEF e quella tassa, e qui andiamo però alla questione procedurale, perché questo bilancio è stato considerato dal segretario generale del comune, dichiarato Santi Terranova, all'inizio, all'incipit della discussione in consiglio, una delibera non conforme al regolamento. Perché? A. Io l'ho sentita. No, come c'è la registrazione. Delibera Tari? La delibera sul bilancio. Sul bilancio, okay. Terranova sì. Avrebbe... C'è la registrazione, se volete la recuperiamo e ve la mandiamo. Non l'abbiamo sentito, l'ha detto a chiare lettere il segretario, ha sentito quello che è stato detto all'inizio, ha sentito sì. Anche quanto è stato detto prima aspetti, mi faccia finire. La delibera che esce, che arriva in consiglio, ha un parere dei revisori dei conti del 28 marzo. Questa delibera, che consentirà poi un emendamento che viene recepito dalla Giunta, è del 29 marzo. Quindi noi alla fine della fiera in consiglio siamo andati a discutere una cosa completamente diversa, che non è passata nelle circoscrizioni, quindi inibito il diritto di discussione all'interno delle circoscrizioni che devono esprimere un parere, non ha avuto il parere delle pari opportunità, che comunque è obbligatorio. C'è stata una riunione con le pari opportunità. C'è non stata una riunione. Vabbè, ok, glissiamo su questo, inutile che entriamo in discussioni. Non mi interrompo, scusa. Ha avuto il passaggio nelle commissioni. E già questo. Cosa succede dopo? Che d'accordo, perché questo accordo è stato preso, se non nelle segreterie, a livello di vertici, insomma, dei partiti, viene fatto un emendamento che recepisce quella delibera per ben 600.000 euro. Allora questo 620. Se vogliamo dargli. Apre un precedente gravissimo, perché questo significa, se questa procedura fosse corretta, senza il parere dei revisori dei conti, un emendamento che stravolge il bilancio, perché attenzione, ma l'agevolazione per cosa? No, il recepimento della delibera che taglia i 500.000 euro al sociale e li mette sulla cosa per poterla per poter
Sì, devo finire perché ci sono alcune questioni prima delle 11, perché se no fatto un pasticcio enorme. Questo emendamento è stato fatto proprio dalla giunta, quindi nemmeno in consiglio, no circoscrizione, no commissione, no consiglio si è potuto parlare di questo. Ok. C'è un'altra questione però che è stata sottovalutata. Il Comune di Trieste ha votato un regolamento COSAP che prevede... Però sono troppe cose. Ma è importantissimo. Allora, lo leghiamo subito. Cosa replica questo? Perché due punti velocissimi. Per quanto riguarda la regolarità della procedura... Mi rendo conto insomma che siete rimasti un po' storditi. Allora, l'ha detto il segretario generale. Posso parlare senza essere interrotto? Allora, no, stiamo discutendo. Se voi, cari amici del Partito Democratico, ritenete che la procedura è irregolare, rivolgetevi al TAR. Non possiamo, come consiglio comunale. La procedura è completamente regolare, come ha certificato anche al momento della vostra uscita, come ha certificato il segretario generale e il capo ragioneria col parere che ha espresso sulla delibera. Ma non sono i revisori dei conti. Non è mai previsto che i revisori dei conti si esprimano sugli emendamenti dei consiglieri comunali. Regolamento lo prevede. Quindi non diciamo cavolate. C'è una cosa sulla quale vi do atto. C'è una cosa sulla quale vi do atto. È vero che per la prima volta è successo qualcosa che negli ultimi 7-8 anni non è mai successo. No, mai non è successo questo. Per la prima volta negli ultimi 7 anni non è mai successo. Il Consiglio Comunale si è recuperato del proprio ruolo e per la prima volta ha votato una delibera. Confezionata, preconfezionata, semplicemente come voto di fiducia dall'uscita della giunta, ma ha fatto le modifiche che riteneva opportune. E qui entro, mi faccia parlare, ma lo facciamo per la gente. Avete potuto discutere su due punti fondamentali: i famosi tagli al sociale. Io ve l'ho già detto in aula, ve lo ribadisco. Chi parla oggi di taglio sociale o effettivamente non ha capito i numeri della delibera, Sono i numeri? Vediamoli. Qui vi ho portati e poi li facciamo vedere. Dal 2015 al 2019, questi numeri escono dalla ragioneria del Comune di Trieste. Quindi, hai i numeri dell'aumento degli utenti che sono stati seguiti, ma come sono numeri si vede? Senza senso. Come si vede? Aspetta. Vediamo gli ultimi anni, come si vede, fino al 2018, la prima riga, 2018, 2015, 16, 17, 18, quello è il dato consuntivo 68 definitivo. Milioni sopra, più 68 milioni e 400 mila l'anno scorso a spesa investita di Comune Trieste per il sociale. Escluse le spese personali. Vabbè, stiamo sul semplice, la prego. Allora, 2018 il vedo preventivo scritto, che 68 mettiamo 68 il bilancio per il 2018 è 71 milioni e 8. Vi faccio notare che il 2019. Vi faccio notare che il 2016, quando era assessore Famulari, il Comune Trieste posso spendeva posso spiegare, dare questi milioni. Numeri e come mescolare le mele con le pere. Adesso. Quindi chi parla di tagli non dice il vero, dice il falso. No, perché mele con pere? Mele con pere. Cioè? Questi sono i numeri. Spendiamo di più, spendiamo di più rispetto all'anno scorso. Questi sono i numeri. Perché se non posso spiegare. Avete tolto i fondi alle famiglie. Non è vero, è falso. È falso, non sono stati tolti. Abbiamo messo più soldi dell'anno scorso. Perché lei non ha capito niente. Lei non ha capito niente. Se mettiamo più soldi. Del sociale, guarda, lo sappiamo benissimo e lei non è stata capace in grado con l'assessore di governarlo, lo sappiamo benissimo. Ma perché sono stata in grado di governarlo? Entriamo nel merito delle questioni. E detto questo, diamo i numeri non si possono dare così. Lei deve dire noi spendiamo di più di quello che spendeva lei. È chiaro, aspetti Bertoli, allora aspetti per due ordini di ragione. Famulari, allora aspettate, vi prego, ma tocca a lei adesso, lascio parlare di nuovo lei, vuole intervenire anche Daniele. Allora le chiedo un flash, poi lo spieghiamo. Una semplificazione. Le delibere del piano finanziario della TARI sono propedeutiche al bilancio. Perché? Perché dettagliano, tra le altre cose, le entrate. L'emendamento che è passato su quelle delibere ha tagliato di 620 mila euro le entrate. Cosa succede? Succede che tagliando le entrate il bilancio, che andava votato immediatamente dopo, aveva un parere contabile negativo perché non era in pareggio. Infatti, chiaramente. Era condizionato, tra l'altro. Allora, cosa succede? Succede che
questo bilancio, che non è più lo stesso documento che è passato per le circoscrizioni e che ha ricevuto un parere favorevole, perché era in pareggio, dei revisori dei conti, arriva in consiglio, viziato, ma non è viziato. Lo stesso documento che è stato discusso ed approvato. Allora, per salvare capra e cavoli bisogna trovare gli stessi soldi che sono stati tagliati con l'emendamento Tari per coprire quello che manca e rimetterlo in pareggio. E passa il famoso emendamento, da dove li prendiamo questi soldi, 620.000 euro? Dal sociale. E questo che è 500. Successo? 120.000 da un'altra parte, no, l'extra PEF, qui c'è ragione, hai perché siamo in prima sera, non hanno beccato 500.000 euro abbiamo tagliati al sociale, sì, sì. Tagliati a un budget, non tagliati, usate come parole, tagliati? Abbiamo invece di dare 4 milioni di euro in più rispetto al 2018 abbiamo dato 3 milioni e mezzo di euro in più e sono più che sufficienti, sì, però Grilli diceva e sono che non bastavano neanche e se li farà bastare, se li farà bastare, perché non si possono aumentare i bisogni così a tavolino, siamo appena a marzo e che nessuno i bisogni li aumentiamo a tavolino. Allora, vi prego, allora ho capito che fermi, nessuno mi fermi, venga a dire che rispetto vi prego, al 31 dicembre abbiamo già sentito Bertoli, allora. Anche il sindaco su questo, aspetti no, Fabulari, no. Aspetti e no, ha detto che poi ci sarà e poi ci sarà un nuovo intervento nel corso dell'anno, dice Bertoli, visti quei dati, invece di aumentare 4 milioni di sociali abbiamo aumentato i 3,5. Cosa dice lei? Perché me allora, le pere, però le chiedo. Sì, sì, cerco di essere sintetica il più possibile. Innanzitutto un bilancio serio deve avere un budget, soprattutto quando tu hai degli appalti contrattualizzati. Se tu all'interno di questi appalti sai che nell'arco dell'anno devi seguire 50 persone in più, 100 persone in più, devi metterlo a bilancio. Se tu sai che il trend di crescita delle certificazioni di disabilità supera il 20-30% rispetto all'anno prima, devi metterlo a bilancio. L'abbiamo già fatto perché nelle scuole l'anno scolastico comincia a settembre, sì, l'abbiamo già considerato quel numero. Sì. Va bene, vabbè. Aspettate. Scusate, come mai allora l'assessore aveva firmato una delibera in cui sosteneva che aveva bisogno di 150.000 ancora per i centri diurni disabili? Prima volta nella storia in cui si taglia sull'assistenza economica, che è una cosa che in ogni bilancio, a destra, a sinistra, dappertutto, vengono fatte 5 stelle negli anni passati, emendamenti per aumentarla. È vero, si tagliano, scusate, i servizi a bassa soglia, che sono quelli relativi alla accoglienza. Io più che dirvi che invece di mettere 4 milioni di euro in più, abbiamo messo 3 milioni e mezzo in più, cosa dobbiamo fare? Non posso così, me ne vado. È normale, Fabulari, ho capito, ma ha parlato mezz'ora, posso... Ma guarda, non è già andato via nel Consiglio Comunale, ma come non è vero? Allora vi fermo, vorrei finire, perché... Fabulari, non mi faccia che poi domani le mando i conteggi e dopo ragiono io. No, questi conteggi qua i minutaggi per la par condicio, okay. Quei conteggi là è veramente fraudolento mostrare in TV così, perché bisogna mettere a margine il numero delle persone, il numero degli utenti per l'assistenza economica, per la mia, gli anziani in casa di riposo. Abbiamo il 30% di anziani, la città più anziana d'Italia, certo, più anziana come l'anno scorso, però vi prego, fermi, vi prego, la più anziana, scusi Fabulari, anche lei. Allora, però io dico il ragionamento proprio dell'uomo della strada, se vedo, come dice Bertoli, 3 milioni e mezzo in più, loro volevano 4, ma 3 milioni e mezzo in più vuol dire che aiuto di più. No, è sbagliato questo ragionamento. Solo gli appalti delle case di riposo, 38 milioni di euro all'ora, hanno la rivalutazione Istat, che per fortuna è basso del 1%. Ed era già previsto i bilanci precedenti. Perché così, quando si fa una gara pluriennale, ci sono già previsti. Ma varia, era del 3%, adesso ce l'avete anche più basso, però c'è... Allora serve meno soldi, mi hai salvato la giornata. Ma non è vero, perché ci sono più persone che sono seguite, riuscite a capire questo concetto? No, però ci sono le due cose, anzi tre, che vorrei dire. Uno è che un altro discorso è dire la struttura dei servizi va rivista, va riorganizzato il sistema. Quello che avete scritto nel bilancio, anche quest'anno, che avete scritto nel programma di mandato del sindaco, è che non è accaduto. Un regolamento non è stato fatto, è rimasto tutto... Addirittura avete
determinati sistemi di integrazione con le realtà del territorio, vi ricordate il piano di zona, riempivo il consiglio con 500 realtà del territorio, sono sparite. Quindi, acciacole non vivate nessuno, quindi, non lo so, no, noi abbiamo messo i soldi in più. Se lei dice, Bertoli, se lei dice vi devono bastare all'assessore Grilli, significa che l'assessore Grilli dovrebbe ristrutturare completamente il sistema. E per questo che siamo chiamati, per lavorare. Non l'ha fatto, servizi domiciliarità, rifanno un appalto, quando ero io assessore... Cerchiamo di rispondere a... Vabbè, però scusi, allora, nella questione procedurale mi avete stoppato. Fate ricorso, ieri i comunali non possono fare ricorso. E trovate qualcuno, fatelo fare alla segreteria del PD. La questione è questa. Il Consiglio Comunale è stato esautorato una quinta volta perché esiste un regolamento COSAP sull'occupazione del suolo pubblico, quella che è stata ridotta. Questo regolamento è stato votato dal Consiglio Comunale e dice che a Trieste solo la Giunta può fare una delibera solo in materia edilizia. Quindi anche quella Giunta, quella delibera fatta il 29 marzo, è viziata da questo. Cioè quella che sconta dell'Atari. Io ho chiesto al segretario generale questa cosa, mi ha risposto che non sa rispondermi su questo. Quindi avete fatto una cosa, fermi, sennò a casa non capiscono niente. Allora, giusto formulare, posso anche con lei, persino con lei questa sera. Posso dirgli una cosa, però? Aspetti, Daniele, vengo subito. Se qualcuno fa ricorso e ecco, io questo voglio capire. Tu rispondi personalmente, patrino. Ma lo so benissimo. Io questo voglio capire. Per cui siamo usciti dall'aula e non abbiamo votato. Ecco, cioè, farete ricorso, l'opposizione ricorso. Non lo potete fare. E come chi deve fare ricorso? Ma un'associazione di consumatori, per esempio. Riunitevi, fate ricorso, fate annullare dal delibera. Io sono convinto che il ricorso va a nulla, ma proprio se dovesse andare male, fate annullare delibere che riducono perché le tasse poi questo ai commercianti e artigiani, ma la procedura è regolare. Che il tema di questa settimana è più tardi, ma non per tutti. Poi dove sono 10 tardi, euro, ha detto... non è specificato dettaglio. 10 euro all'anno. Non è specificato dettaglio. Ma non è vero. Questa maggioranza, e in particolar modo, questa maggioranza, chiedo scusa Ferdinando, per le famiglie. È stato fatto un provvedimento invece. 7% è stato fatto un provvedimento. Poi torniamo anche al TARI che li amano molto. Cosa per TARI sono due cose differenti. È stato fatto un provvedimento che si può criticare, che si poteva fare diversamente, che poteva essere fatto di più, ma poteva anche non essere fatto come non è mai stato fatto negli ultimi 8 anni, 5 Cosolini e 3 di Piazza, lo dico. Un provvedimento che per la prima volta incide su oltre 10.000 persone, perché tanto ammontano le persone che lavorano in quei due settori, sono circa 800 aziende commerciali. La verità che non avete negoziare con la CEGAS. Sono circa 800 aziende commerciali, sto parlando della cosa, non c'era niente la CEGAS, si informi. E oltre 2000, sto parlando della COSAP, non c'entra niente la CEGA, si informi. La crisi del lavoro di moratorio. E 2500 imprese, piccole imprese, imprese e dili e da fini, riducendo l'occupazione, cercando di riducere l'occupazione. Allora, poi, questa non c'è diciamo, la CEGAS, ma ogni tanto imparate qualcosa però, di nuovo. Ma non da te, avete visto, va bene, vi prego. Allora, va bene, abbiamo capito. Voglio studiare anche adesso. Non perché male non fa. Nella vita, va studiare bene. Non fa mai male. Va bene. Su questa cosa non avete capito niente. Umiltà. Allora, ti assicuro, Bertoli, che da te non ho nulla da imparare. Studiamo tutta la vita, tutti, che così cresciamo tutti. Allora, solo una cosa: chi ha presentato lo studio era su 60 metri quadri, diciamo di appartamento medio, era una crescita attorno ai 15 euro all'anno sull'appartamento medio di 60 metri quadrati, dipende ovviamente da 1 a 6 persone, si passa di un aumento medio da 7 euro a 15 euro all'anno. Però un appartamento di 100 metri quadri l'aumento massimo di 100 metri quadrati arriva a circa 18-20 euro all'anno, 25. 150 voglio dire no, 150 quanto? Metri quadrati sì. No, sto parlando di 100 metri quadrati e 6 persone, quindi è la massima categoria. Vabbè. 100 metri quadrati e 6 persone arriviamo a 28 euro. Pensi un po' che questo aumento dell'Atari incide anche sulle persone all'anno seguite dai servizi sociali ai quali comunque il comune economica. Se mi fate parlare, grazie direttore. No, vorrei segnalare alle colleghe, ai telespettatori che al servizio sociale, sul bilancio del servizio sociale, tutto il 2018 sono stati presi a carico anche 52 stranieri usciti dallo SPRA.
52 stemmette, sì, venire pagate dallo Stato. Adesso il comune sono 700.000 euro all'anno che il comune di Trieste paga per 56 stranieri. Come mai Roberti ha ridotto allora non lo deve pagare il comune, deve pagare lo Stato. Lo deve pagare lo Stato e non il comune di Perché Trieste, le nostre tasse. Non devono pagare i triestini, i stranieri. I triestini non devono pagare i stranieri, pagare lo Stato. Perché avete fatto certe scelte? Lo Stato ci ha mandato a noi, lo Stato che voi gli stranieri. Sempre noi, sempre noi siamo però ma le tasse di Trieste certo. Devono stare a Trieste, certo. Mica però, gli stranieri. Aspetti, formulare la prego. Venire pagato dallo Stato. No, però non capiscono niente a casa. Prego, lo straniero che è uscito dallo SPRA, che prima veniva pagato dallo Stato italiano, e adesso deve pagare con le nostre tasse, non è giusto. Da 500 a 700 mila euro all'anno. Ma io sono d'accordo con te, ma il decreto sicurezza di Salvini, le scelte di Roberti che ha ridotto i posti nello SPRA, una decina, rispondo, sono stati accolti circa una decina di emendamenti dell'opposizione. Scusi, tutti tecnici per strafalcioni linguistici, addirittura la basilica di Palladio era inserita nel bilancio. Questi sono gli emendamenti. Noi, se non sapete fare gli emendamenti? No, erano gli errori vostri. Sì, ma dico, se non sapete fare gli emendamenti che abbiamo visto, 10.000 euro sulle finestre. L'unico emendamento decente, lo faccio allora, questo me lo lascia fare. Allora, me lo lasci dire. Io voglio sapere una cosa. Guarda me, Andrea, sai come funziona? Bravissimo. Bravo. Allora, 170.000 euro nel 2016 all'opposizione, 250.000 l'anno. Manca poco. Vergognatevi. Chi farà il presidente del Consiglio, l'ha capito? Non si capisce. No, ci sono, c'è una rosa di nomi, tra l'altro anche lui è un papabile. Grazie. Non leggo i giornali. A noi piacerebbe molto che così, chi? Tanto per cambiare. Andasse all'opposizione? Sì. Come ha, diciamo, a domanda ha risposto un po' il sindaco stasera. Noi proporremmo anche Giannini volendo. Giannini, cioè voi eventualmente proponete Giannini come presidente del consiglio? Sì, ci piacerebbe. Non credo che se glielo chiedono lo vota perché. Vota se stesso, però secondo me Forza Italia è difficile che voti Bertoli. Presidente Bertoli non è candidato, quindi insomma è difficile che si vota una persona che non sia candidato. Famulari come finisce? No, non lo so come finisce, anche per quanto ci riguarda, purché sia una persona equilibrata e che abbia le qualità. E chi immagina? Allora, perché è questa la stessa domanda che facciamo al sindaco. A parte il fatto che potrebbe essere, deve essere anche, un profilo. Che anche noi proponiamo un profilo che abbia queste doti. No, non glielo dico adesso, però potrebbe essere che ci sia anche per quanto riguarda il Partito Democratico o comunque altre forze di opposizione. Maria Teresa Passaporo, dai. È un'ipotesi, però insomma non è l'unica e non è detto. Io spero che appunto sia una persona che abbia la capacità, perché guardi, è delicatissimo reggere il consiglio. Per quello che dico, non è una scelta scontata. È stato bravissimo a dirlo adesso. L'ho detto che sì, veramente bravo. Conoscere bene le norme e conoscere bene la prassi. E bisogna anche, come dire, cercare di capire qual è l'interpretazione fatta dal segretario generale corrente, perché in effetti è mutevole nel corso del tempo. Ma anche Porro, questo, come finisce? Poi chiedo un'ultima cosa a Berto. Abbiamo sentito il sindaco che da carta bianca i tre partiti e quattro partiti di maggioranza. Lui detto, vabbè, ma questo dai, in televisione. Però poi, come finisce? Io ho un difetto, caro direttore, credo di essere sincero. Io punto sulla Declic, io voterò la Declic. Anche lei è un ex Forza Italia, è difficile che poi quella parte di rappresentanti... Gradirei la prima donna presidente del Consiglio Comunale. Sbaglia. È possibile avere la prima donna del presidente... Quindi Manuela Declic, vi prego, scusate, famulari... Sbaglio, le dico anche perché adesso a prescindere, come ho già detto, insomma, cioè Forza Italia sosterrebbe anche un ex Forza Italia. No, ma dico una cosa un po', poi quello che fa Forza Italia lo deciderà Forza Italia. Dico una cosa molto semplice, al di là del fatto che ripeto il mio nome Flash, la prego Alberto, una volta che si è deciso insomma che il candidato alla presidenza sarà di un determinato partito, nessun altro movimento ha il diritto di mettere il becco nei nomi, stop. Questo deve essere chiaro a tutti. Se decideremo di darlo alle opposizioni, nessuno può venire ma a dire quello sì o quello no, ma non sto parlando di voi. Se si decide di darlo alla lista di piazza, nessuno potrà dire quello sì o quello no. Se si deciderà di darlo alla Lega, nessuno ha il diritto di dire all'atto quello sì del o voto, quello no. Tu dici, avvertimento. Posso avvertimento ai suoi? Avvertimento al centro-destra. Sì. Noi siamo fortemente perplessi anche su questo aspetto qui, perché a nostro parere... Deve essere condiviso, no? No, le regole...
che sovrintendono all'elezione del Presidente del Consiglio, prevedono che sia la prima cosa da fare dopo le dimissioni. E noi stiamo continuando. Non è vero. Il Consiglio Comunale. Vabbè, dai, però, dai, insomma, è l'interpretazione. Oggettivamente, però, bisogna scegliere. Avevamo il bilancio. È stato bravo Igor a portare avanti. Ma certo che è stato bravo. Ma Salvatore, è più importante il bilancio. Questo è il bilancio. Adesso possiamo assumere il personale. È l'interpretazione corrente. Se fosse stato approvato. Insomma, il segretario generale non ha azzeccato una. Il comune non poteva assumere il personale. Dai. Vabbè, Bertoli, è vero che c'è intervenuto Roberti a calmare un po' tutto. Che è intervenuto Roberti un po' a calmare tutto. Cosa succede? Niente, insomma, tensioni. Insomma, sì, è stato visto in prima fase di bilancio, ma insomma, niente di tale. Figuriamoci, normale amministrazione. È una persona estremamente preparata. Ha dato anche lui il suo contributo. Crepe. Sì, tra l'altro mi ha confuso. È stato molto. Visto nel. Sì, dicono che è stato visto in comune in quei giorni prima del bilancio. Vabbè, insomma, è sempre il segretario della Lega. Formulari per questo. Era abbastanza siamo usciti tutti molto perplessi dalla riunione con Roberti, perché i numeri che dava Roberti erano diversi da quelli che avevamo appena finito Erano quelli poi che sono stati confermati. La Regione non ha tagliato i contributi. No, attenzione, sui numeri di Roberti. 20 secondi, alla fine 20. È stata utile perché i soldi trasferiti, per esempio, al sociale sono 17.275.000, come negli anni precedenti, sono due voci, perché sì. Le funzioni delle UTI sono passate al comune, però anche le funzioni, ed è quel gap di differenza di 2 milioni. E nulla vieta le UTI poi di distribuire tra i vari comuni. No. Questi 2.700.000 sono entrati nel bilancio del comune di Trieste. Ma come mi ha risposto il dirigente della ragioneria, perché io ho la mail, gli ho fatto un quesito, quei soldi sono andati a beneficio del bilancio generale. Attenzione su questo, capito in pochi, è quello che ci ha spiegato Roberti. Cioè tolti ad altri? No. Ripeto, cioè, i trasferimenti della regione sono stati superiori, poi come il comune li spende è un altro discorso. Era superiore all'anno scorso. È un altro discorso. Vabbè, allora, ed è stato approvato, pensate voi. Siete voi, se non fosse stato approvato. Allora, grazie. No, quello che mi meraviglio, che poi tutta la sinistra ha abbandonato l'aula. Cioè, uno che ma gliel'hanno spiegato il perché. Posso spiegarvi perché? Perché ve l'ho anche detto prima di uscire. Se si resta dentro c'è il rischio di assumersi in quanto responsabilità. Grazie a tutti. Allora, grazie per aver seguito Ring. Ci vediamo giovedì, venerdì prossimo. Buonanotte.